Buonasera e benvenuti a questa puntata, come sempre il nostro appuntamento settimanale con il punto punto web. Questa settimana abbiamo trovato un filo conduttore che è quello dell'amore, l'amore che accomuna di base tutte le storie che tratteremo oggi. Vi ricordiamo inoltre che in questa puntata, come sempre, potete interagire in diretta con commenti e domande, però appunto trovandoci a ridosso di San Valentino, abbiamo deciso di offrirvi anche la possibilità di mandare il vostro personale messaggio d'amore appunto al vostro innamorato. Addirittura, se ci fosse qualcuno che volesse chiedere alla propria metà la mano, volesse fare appunto questa richiesta in diretta, noi lo contatteremo e gli daremo la possibilità di farlo appunto attraverso il nostro programma, chiaramente in maniera del tutto improvvisata, quindi proveremo a collegarci con lui o lei. Io, come sempre, vi annuncio gli ospiti della settimana. Avremo come primo ospite il sindaco di Linguaglossa, Salvatore Puglisi, che ci parlerà di un riconoscimento ottenuto dagli alunni delle scuole di Linguaglossa. Poi avremo lo spazio dedicato alla psicologia con la nostra dottoressa Eva e poi l'assessore comunale Davide Camarda, assessore di Giarre. Parleremo anche della neo assessore Ermelinda Nicotra, nominata proprio in questi giorni, che va a completare la giunta comunale giarrese. Ancora parleremo delle iniziative della FIDAPA di Fiumefreddo di Sicilia e poi parleremo dell'artista Isidora Panebianco, un'artista di Piedimonte Etneo, di recente purtroppo venuta a mancare. E lo faremo attraverso la voce e le storie dei suoi familiari e dell'assessore comunale di Piedimonte Etneo, Ilenia Zingales. Poi spazio anche allo sport con Alfio Giuseppe Grasso e parleremo anche del settimo trofeo podistico Un cuore per l'autismo. Ma adesso andiamo quindi a collegarci con il nostro primo ospite anzi, prima di collegarci con il nostro primo ospite, ad inizio puntata, vi annuncio questa novità, questa nuova collaborazione che, da questa puntata appunto intraprendiamo con un artista di fama internazionale che è Edoardo Puglisi. Edoardo Puglisi appunto nasce a Catania nel 1936 ed è presente nel panorama appunto artistico internazionale. E, da giovane lascia la Sicilia e dopo numerosi viaggi di approfondimento artistico-culturale, soprattutto in Francia, Persia e Jugoslavia, esordisce negli anni 60 come ritrattista a Montmartre. E appunto assorbe l'ideologia del nuovo realismo, ma Edoardo Puglisi è anche vignettista. E quella lo spazio che inauguriamo questa settimana è lo spazio degli Scomicon. Queste sono appunto delle vignette che sono un dono dell'artista. E da sempre infatti affascinato dai comics, ha collaborato anche con il grande Benito Iacovitti e ha inventato gli Scomicon. Gli Scomicon cosa sono? Sono delle vignette appunto scomode, come dice la stessa parola, che si possono che lui disegna a mano e sono appunto scomode, dice perché li deve disegnare a mano e scomode da mettere perché per inserirli nei commenti, in questo caso di Facebook, occorre prima salvarseli. E l'omaggio di questa settimana è appunto un omaggio al punto punto web con questo strillone che annuncia notizie fresche da il punto punto web. E quindi ringraziamo Edoardo Puglisi, lo ritroveremo nelle prossime puntate, di volta in volta, commenterà in questo modo, quindi racconterà attraverso la sua vignetta un fatto della settimana, un fatto di cronaca nazionale oppure internazionale o semplicemente un fatto storico, culturale. E lo scopriremo di volta in volta, appunto, ci farà questa sorpresa ogni volta.
Adesso andiamo a collegarci con il nostro primo ospite, che è il sindaco di Linguaglossa, Salvatore Puglisi. Buonasera, sindaco. Buonasera. Buonasera Rita, buonasera a tutti voi. Come state? Bene. Lei come sta? Io sto bene e mi fa piacere che ci risentiamo per una ennesima buona notizia. Infatti, ci risentiamo l'ultima volta, ci eravamo sentite, avevamo parlato di un riconoscimento appunto ottenuto dalla scuola di Linguaglossa. Ci ritroviamo perché la scuola primaria sembra ottenuto un nuovo riconoscimento a un altro concorso nazionale, che è appunto il concorso nazionale 10 febbraio, Pola Addio. E come sappiamo, il 10 febbraio è la giornata del ricordo, in memoria di un altro capitolo della storia, un altro capitolo molto cruento. E ancora una volta i piccoli alunni della scuola primaria Pietro Scuderi sono protagonisti, come vediamo dalle immagini. Questa è stata la premiazione appunto dal comune di Linguaglossa. Sì, dico, c'è da dire una cosa, la particolarità di questi due riconoscimenti è dettata dal fatto che sia nel primo progetto, quello di cui abbiamo parlato nella scorsa trasmissione, che in questo di giorno 10 abbiamo parlato di un nostro concittadino, di qualcuno di noi, di una storia che comunque rappresenta Linguaglossa. Questa volta abbiamo parlato della famiglia Murel e questo progetto che loro hanno fatto su questa famiglia che è stata esiliata a Catania con questo treno chiamato il treno della vergogna. Il figlio è stato testimone vivente di tutta questa storia, devo dire, oggi assurda, no? Riflettere su queste cose veramente dimostra l'assurdità di queste vicende, le foibe. E l'abbiamo sentita dalla viva voce del figlio che aveva i ricordi dei genitori che l'hanno subita sulla loro pelle. I bambini a questa sensibilità hanno, insieme alle insegnanti, l'hanno fatto diventare un progetto che questa volta è stato il primo, premiato come primo a questo concorso importantissimo del Ministero della Pubblica Istruzione, della Presidenza della Repubblica, del Quirinale, e quindi un orgoglio, devo dire, sempre più importante. Fanno un lavoro molto serio, le insegnanti ci tengono particolarmente, e poi raccontare una parte di noi, una parte della nostra comunità, è stato veramente bello. Quel giorno è intervenuto il figlio Aldo, è a parte essere un mio amico, una persona per bene, una persona della comunità di Linguaglossa, devo dire che veramente ci ha fatto sentire parte di qualcosa. Quindi è stato un racconto, è stato un giorno della memoria, ma è stata un'attualità che questi bambini, secondo me, si porteranno per sempre come ricordo molto bello. Lo abbiamo fatto anche questa volta in diretta dalla sala del Consiglio Comunale. Il Presidente della Repubblica ha speso sia per il Vediamo giorno della memoria. le foto, appunto, vediamo le immagini, il momento della premiazione e appunto in diretta appunto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sì, il Ministro e il Presidente della Repubblica hanno espresso chiaramente apprezzamento per il progetto di questi giovani e nella giornata della memoria parole di ricordo che non devono mai mancare rispetto a queste storie veramente aberranti che sono successe in quegli anni. Li vediamo, appunto, li vediamo tutti ordinati con le loro mascherine. Come sono queste esperienze, appunto, per i più piccoli, per i più giovani? Ma diciamo che un po' soffriamo questa questione del Covid. Loro erano abituati negli anni scorsi a essere a Roma in delegazione davanti al presidente, liberi di sedersi dove volevano e tutto il resto. Quest'anno invece dobbiamo mettere le sedie a distanza, devono tenere le mascherine, devono parlare con le mascherine, dobbiamo sanificare l'ambiente. Questa questione chiaramente per i bambini di quell'età dura 10 minuti, un quarto d'ora, poi hanno bisogno di rilassarsi anche loro e quindi facevamo un attimo alzare, parlare tra di loro nel frattempo che potevamo, però sono stati bravi. Loro ormai hanno una serietà da questo punto di vista che è invidiabile, riescono a trattenere le emozioni, riescono a parlare, riescono a dialogare tra di loro, ad essere bravi e composti. Le insegnanti fanno un grande lavoro e veramente questi riconoscimenti che arrivano ormai in maniera frequente dimostrano che il lavoro che fa
questa istituzione scolastica in lingua glossa è veramente di alto livello. E ringraziamo appunto anche le docenti, se il sindaco vuole anche ricordare, non so, i nomi. Intanto va ringraziato il dirigente scolastico, la dottoressa Marano, perché ha un modo di organizzare la scuola, devo dire, molto al passo con i tempi. Le insegnanti hanno una loro autonomia nella gestione, riescono a seguire questa progettazione parallelamente all'attività di tutti i giorni, che è anch'essa impegnativa, e nello specifico Giusy Ferraro e Anna Malatino, le insegnanti di questa classe, devo dire che si sono ormai specializzate su questi premi ad alto livello, tanto che da 5 anni consecutivamente, quest'anno questo è già il secondo, riescono ad arrivare con questa progettazione a questi livelli molto alti. Quindi vanno ringraziate per l'impegno che fanno, non solo quotidiano, per la didattica quotidiana, ma per queste attività di progettazione che vanno poi ad avere questi risultati straordinari. E anche questo, sindaco, appunto, è poi possiamo dire un messaggio d'amore, anche quello che è l'amore di queste docenti per il proprio lavoro e insomma, di questi bambini che seguono chiaramente con amore e appunto queste le loro guide, insomma. Assolutamente sì, sono insegnanti che non si risparmiano, loro come le altre, come il dirigente, come il vicepresidente, come tutti. Io mi accorgo certe volte, passando spesso dagli istituti scolastici, che anche oltre gli orari di lavoro questi insegnanti stanno lì. Questo testimonia quello che dici, cioè dire l'attaccamento a quell'attività, a quel lavoro, l'attaccamento ai ragazzi, il fatto di crederci sempre oltre misura. E specialmente la scuola, che è stata quella che ha subito in questo anno di Covid, secondo me, più cose rispetto a una normale attività, chiuse, aperte, hanno cambiato i banchi, devono usare le mascherine, devono stare a distanza, la DAD e tutto il resto, li ha impegnati veramente in maniera forte proprio su tutti i piani, anche sul piano emotivo. L'abitudine di sempre di alzarsi la mattina e andare a scuola si è trasformata invece con un telefonino o un PC a non vedere fisicamente la classe, a dover tramite uno schermo cercare di continuare a fare didattica. Loro ci sono riusciti bene. Ho certezza del fatto che nessuno dei ragazzi a nessun livello scolastico qui da noi a Lingua Grossa è indietro su nessuna materia, e quindi veramente lo fanno con amore, lo fanno con passione, e a me mi gratifica il lavoro che fanno da sindaco, ma gratifica tutta la comunità. Quindi li ringrazio in questa sede. Un'altra volta, li ho ringraziati personalmente tante volte, e poi devo dirti, ne ho parlato la volta scorsa, questa collaborazione con gli istituti scolastici rende sano il lavoro di tutti, tutti i giorni. Il confronto, il fatto di portare ai bambini le nostre notizie e loro di portare a noi le loro, questa partecipazione ai progetti, alle premiazioni, devo dire che rende veramente sano l'ambiente a lingua glossa, sia quello scolastico che quello istituzionale. Bene, sindaco, quindi siamo contenti, insomma, che ogni volta insomma, ci porta queste notizie positive e ci segna appunto di una vita attiva appunto nella cittadina di lingua glossa. A livello amministrativo c'è qualche altra cosa, insomma, che ci vuole brevemente anticipare? Sì. Vi do una notizia a cui tengo, ed è piacevole se quel giorno, visto che siamo in zona gialla da lunedì, quindi gli spostamenti sono consentiti, se avete piacere come trasmissione di partecipare. Noi abbiamo nel 2017 avviato questo percorso di riconoscimento con dei luoghi fisici a cittadini che si sono distinti storicamente in varie attività e in vari ambiti. Il 23 di febbraio ricorre la scomparsa di un parroco di lingua glossa, un parroco importante, padre di Mauro, Don Vincenzino di Mauro. È stato il mio parroco, è stato il parroco di tutti, e abbiamo individuato insieme alla famiglia uno spazio fisico che gli stiamo dedicando. E il 23, nel giorno della ricorrenza della scomparsa, questa stele la apriamo alla cittadinanza. Abbiamo messo in questa stele, secondo me, le caratteristiche principali di quello che è stato questo parroco, che per credo quasi 50 anni ha fatto il parroco a lingua glossa, e quindi le generazioni che sono coinvolte con la figura di padre di Mauro sono tantissime. È una cosa a cui tenevamo da tempo, e devo dire che durante il Covid, avendo anche qualche giorno di tempo in più per lavorare con impegni ridotti causa Covid,
siamo riusciti a farlo. Quindi il 23 di febbraio, se questo appuntamento per voi può essere interessante, uno spazio pubblico del Paese Lingue Gloss verrà dedicato a questa figura molto importante per noi. Sicuramente, Sindaco, accogliamo l'invito con piacere, faremo in modo di esserci perché, insomma, ormai, come sa, seguiamo con piacere, insomma, le vicende lingue glossesi. Grazie Benissimo, grazie a voi. per averci, insomma, parlato di questo ennesimo successo della scuola di lingua glossa e per essere stato con noi. Le auguriamo, insomma, un buon fine settimana. Grazie a voi e auguri a tutti gli innamorati. Domani è San Valentino e lo hai ricordato ad inizio trasmissione. Queste sono feste straordinarie che si devono vivere col cuore. Poi i sentimenti buoni sono quelli che ci fanno stare bene. Quindi auguri a tutti gli innamorati. Grazie al sindaco Salvatore Puglisi. E adesso questa settimana inauguriamo un nuovo spazio, quello appunto dedicato alla psicologia e in particolare verrà curato dalla dottoressa Eva che abbiamo in videocollegamento. Buonasera dottoressa Eva e le diamo insomma il nostro benvenuto. Buonasera Rita, buonasera a tutti quanti i telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento. Dottoressa, la ringrazio per aver accettato di collaborare con noi e anticipiamo, che gli argomenti per ogni appuntamento saranno svariati. Sì, saranno svariatissime anche perché la mente umana, diciamo, è abbastanza complessa, abbastanza complicata. Ringraziando al cielo, c'è tanta gente Come? con un miriade di problemi, diciamo, ecco. Come ringraziando il cielo, dottoressa? No, ringraziando il cielo, signorina Rita, per il semplice motivo che io ho fatto 5 anni di università, più la specializzazione, in qualche modo io me li dovevo ripagare. Quindi ringrazio tutti i miei pazienti che sono tanti, che hanno tanti problemi veramente a livello psicologico, anche perché grazie a loro io mi sono fatta la villa in Costa Azzurra. Quindi grazie ai miei pazienti. Come inizio, diciamo che non è proprio il massimo, ma comunque, quale problematica affrontiamo oggi? La problematica che affrontiamo oggi è molto importante e molto interessante, soprattutto visto che domani è San Valentino. Allora, dobbiamo parlare di un argomento molto grave che riguardano le donne over 40, perché Molto grave. non è facile trovare l'uomo giusto. E lei lo sa, perché lei lo sa che non è facile. Dica la verità, Torniamo lo sa. sull'argomento, non divaghiamo. Lei lo sa, sì, l'aspetto nel mio studio. Domani la chiamo, ci mettiamo d'accordo, prendiamo l'appuntamento, anche perché quello è a pagamento, e quindi giustamente la consulenza va fatta in un certo modo, diciamo, ecco. Vabbè, poi vediamo questo. Poi vediamo. Non gli conviene. Vorrei fare notare anche una Io cosa non molto sono alle importante. 40, dottoressa, ancora. Ma ci manca molto poco, me lo sento. Io me lo sento che lei ci manca poco. Non cambia, anzi forse sono over 30. È anche sensitiva. Purtroppo è il destino di noi donne, quella di rimanere, diciamo, sole a vita. Vorrei farle notare, tra l'altro, piccola parentesi, che lei ha fatto un bellissimo cappelletto all'inizio, dicendo, mettete i vostri messaggi d'amore per San Valentino, la sa cagare nessuno, quindi diciamo, già questo è indicativo su San Valentino e come vanno le cose in coppia in questo periodo. Comunque, comunque. Attendiamo noi questi messaggi, dottoressa. Vabbè. Attendiamo, secondo me, anche perché le donne oggi, le donne over 40, dove lo devono trovare l'uomo? Dove lo trovano l'uomo? Da nessuna parte, Rita, perché ormai, cioè, se quelli della loro età, no? 40, 45, sono belle acchiappate le donne di 50, 60 anni, di 70 anni, e diciamoci la verità, Maria De Filippi insegna, tutte là stanno, guarda. Potrebbe dire la stessa cosa anche l'uomo. No, per l'uomo è diverso perché l'uomo se ne fotte. Cioè, l'uomo è dove Questo prende 30. non è propriamente un termine medico. No, non è un termine medico, ha ragione, però rende molto bene l'idea. O diciamo che il rapporto uomo-donna è sempre stato un pochettino complesso, complicato, sin dall'origine. Signori miei, ricordiamoci che quando il creatore ha chiesto ad Adamo delle cose riguardo alla mela,
Quel disgraziato d'Adamo che fu il primo uomo sulla terra, che ha dato la colpa a Eva, ha detto ora lei è stata colpa sua, tant'è che quel pom qua c'è rimasto, quel pom, quel me, quel qua c'è rimasto. Capisce bene che tra l'altro mi chiamo pure Eva, che mia mamma con tutti i nomi che c'erano, giusto Eva mi doveva pioppare, che è pesante, capisce? È un nome Lei si pesante. chiama come la prima donna. E non è semplice portare questo nome. Perché? Ma con perché? Perché ma allora, aspettate un attimo. Allora, quando c'è qualche cosa che non va, qual è la prima frase che dice una che sia uomo o donna? È porca Eva, se va bene, quando è una cosa leggera. Quando le cose invece raggiungono l'apoteosi dell'incazzamento, ecco, a quel punto a Eva viene associata una parola che la definizione è esattamente donna di facili costumi, va, diciamo così che siamo in fase, diciamo, nella fascia protetta. Che poi, Protetta, protetta. Quella povera Eva, che colpa aveva? Semplicemente perché ha avuto una tresca col serpente. Ora io dico, cari uomini, quando una donna tradisce, tradisce perché è trascurata. Quella, secondo me, Eva parlava con Adamo, parlava, ma Adamo non l'ascoltava. E allora se n'è andata a quello che quantomeno l'ascoltava, capisci? Quindi, dottoressa, lei sostiene, insomma, che i problemi fra uomo e donna partono proprio dalle origini. Partono dalle origini, assolutamente, ma anche per quanto riguarda la parità dei sessi, non c'è stata manca all'epoca. Perché pensiamo che quando furono cacciati dall'Eden, ad Adamo fu detto: tu, uomo, tu lavorerai col sudore e ti manterrai col sudore. Vabbè, ci può stare. A quella poveraccia di Eva, che cosa fu detto? Tu, donna, partorirai con dolore. Ma non c'è paragona, Rita, per non parlare poi che oggi. Nei tempi moderni la donna non solo partorisce con dolore, ma si fa pure un matto così per il lavoro col sudore. Quindi è due a prezzo di uno, diciamo che proprio non è possibile. Poi per forza che poi la donna si incazza, perché non solo partorisce con dolore, e poi è il sudore, è là, è sì, per forza sembra ingazzata. E sai qual è il colmo, Rita? Lo sai qual è il colmo? Quale? Qua, che quando l'uomo vede la donna così un poco arrabbiatella, anziché mettersi nei suoi panni, anziché cercare di capire perché, se ne esce con la frase: ma che tieni le tue cose? E in questi casi cosa bisogna rispondere? All'uomo bisogna rispondere: sì, tengo le mie cose, e siccome sono cose mie, a te non ti devono interessare. Beh, chiaro, chiaro. Bene, quindi questi sono i suoi consigli per questa settimana, dottoressa. Sì, questi sono i consigli a gratis. Poi, se vogliono venire al mio studio, sono a pagamento, quello è tutto un altro argomento. Lo studio Andiamo a chiaramente. rispondere, diciamo. Niente, volevo augurare un buon San Valentino a tutti quelli che fanno finta di essere innamorati. Cioè, infatti, domani arriveranno tutti con i mazzi di fiori, arriveranno tutti con te. E poi, dopodomani, infatti, l'indomani, che cos'è? Che cos'è? Che San Faustino, è? è la festa dei single. Perfetto. Quindi, prima si innamorano, poi si lasciano e continuano la festeggiare, capito? Subito, il giorno dopo, subito, dottoressa. Esattamente, esattamente. Anche perché diventiamo zona gialla, capirà, diamoci alla festa la pasta gioia. Va bene, io Va la bene. ringrazio, Rita. Noi ci vediamo la prossima settimana. Certo, grazie a lei, dottoressa Eva. Io naturalmente ricordo che il nostro pubblico può anche farle delle domande, chiaramente, perché giustamente ne deve approfittare adesso, perché se no a pagamento nel suo studio. Vabbè, ma non saranno tantissimo pagamento, cioè, tu ti metti nel lettino, io ascolto quello che dici mentre magari mi collego su WhatsApp, che è importante che tu parli per un'ora di tempo. Dottoressa, non si dice questo. Non si dice, però si fa. Non si dice, Va però bene, si fa. va bene. Grazie alla dottoressa Eva, ci vediamo la prossima settimana con lo spazio dedicato, la rubrica dedicata alla psicologia. Buonasera. Buonasera. Ringraziamo la dottoressa Eva, la ritroveremo appunto come abbiamo capito nelle prossime puntate, con tanti consigli utili. Proprio come quelli di questa sera. Bene, adesso andiamo invece a Giarre e abbiamo in videocollegamento l'assessore Davide Camarda. Buonasera, assessore. Buonasera. Buonasera Rita, buonasera a tutti i telespettatori della trasmissione.
Bene, grazie appunto di aver accolto il nostro invito. Appunto, Assessore, lei è stato nominato da poco, credo da meno di un mese. Ricordiamo anche quali sono le deleghe che appunto le competono. Sì, grazie a voi per avermi coinvolto. Le deleghe, parecchie, servizi manutentivi, gestione servizi cimiteriali, pubblica illuminazione, urbanistica, ecologia, chi più ne ha più ne metta, ora non preciso, non ricordo, ma queste sono le più importanti, ecco, da questo punto di vista. E noi appunto nelle scorse settimane già diciamo, l'avevamo incontrata, abbiamo visto che ci sono già degli interventi che ha svolto, diciamo, ci sono dei progetti appunto in cantiere che sono stati eseguiti che riguardano il tessuto urbano appunto di Giarre. Sì, abbiamo già previsto in qualche modo una serie di interventi per la riparazione, del manto stradale. Purtroppo Giarre da anni versa in condizioni disastrose da questo punto di vista, e le risorse purtroppo a disposizione sono molto limitate. E quindi sono stati programmati degli interventi, penso alla via Massimo D'Azeglio, penso alla via Settembrini, penso alla via Federico II di Svevia, e penso alle arterie principali, la via Luminaria piuttosto che la Nazionale, necessitano ancora, ci sono altri interventi che sono una priorità per questa amministrazione. Nella frazione di Macchia, ma anche San Giovanni, Altarello, ci sono parecchie strade che hanno bisogno di interventi manutentivi seri. Oltre, diciamo, alle bitumazioni straordinarie che ci sono state, totali, del rifacimento del manto stradale, diciamo, totale che è stato fatto alla fine dell'anno scorso. L'idea dell'amministrazione quindi è quella di programmare gli interventi, ma con regolarità e soprattutto con metodo. Il metodo, l'indirizzo, diciamo, che darà l'amministrazione attraverso l'utilizzo di alcuni fondi messi a disposizione proprio per la sicurezza stradale e quindi per in qualche modo affrontare queste emergenze. L'idea dell'amministrazione è creare una sorta di convenzione con delle ditte di fiducia che possano in qualche modo intervenire subito dopo l'evento meteorologico, che poi di fatto è quello, no? Che crea, che sconquassa in qualche modo il manto stradale, intervenire subito dopo in maniera automatica, proprio cercando di fare una roadmap di tutti gli interventi e quindi risolvere a breve, a stretto giro. Questa è, diciamo, l'impostazione di metodo del lavoro. Ci stiamo lavorando, stiamo contattando e coinvolgendo tutti gli operatori economici e in qualche modo anche gli uffici stanno lavorando per mettere su questo obiettivo, per mettere su questa, diciamo, questo lavoro e raggiungere a breve questo obiettivo, che poi, ripeto, possa servire in maniera proprio automatica nel risolvere il problema. Questo per quanto riguarda la manutenzione spicciola, quindi ordinaria, delle strade, che capisco che è un tema molto dibattuto a Giarre, molto sentito, ma non è l'unica emergenza che abbiamo. Un'altra emergenza che ho dovuto affrontare sin da subito è stata l'emergenza microdiscariche. A tal proposito, Denunciata più volte, peraltro segnalata appunto dagli stessi cittadini, ma anche da altre parti politiche. Ma appunto ci sono zone di Giarre, appunto abbiamo trattato in passato anche quella che è la zona artigianale, la microdiscarica.
diciamo, micro discarica della zona artigianale di Giarre, che adesso è stata sgomberata. Sì, la macro discarica che c'era nella zona artigianale è stata sgomberata. Lì c'era anche un problema di natura, oltre che di rifiuti, diciamo, indifferenziati più in generale. La pericolosità derivava dal fatto che era presente amianto e quindi si è dovuto fare un intervento anche più importante, no? Per rimuovere diciamo, rifiuti speciali. Sulle microdiscariche, cosa si sta facendo? Cosa sta facendo l'amministrazione? Io qualche giorno fa ho fatto proprio un giro con i vigili urbani che si occupano proprio di questo servizio, con alcuni vigili urbani che si occupano di questo servizio, proprio per verificare tutti i siti di maggiore vulnerabilità. Penso alla zona di via Trieste, via Romagna, penso alla zona, quindi la Giarre Nuova per intenderci, penso alla zona di via Damasco, penso quindi a Macchia, penso al viale della Regione, via Scalazza, sono dei punti che, e ce ne sono altri, Corso Messina, ci sono dei punti che rappresentano, ecco, una criticità maggiore rispetto a questo tema. L'amministrazione cosa sta facendo? Due azioni importanti: un'azione repressiva, quindi in qualche modo elevando sanzioni agli incivili che ad oggi, nonostante la differenziata ci sia ormai da parecchio tempo, sono resti come si dice, allinearsi, educarsi in questo nuovo sistema. E poi un altro elemento importantissimo è quello della promozione dei servizi già attivi, perché quello che ho potuto riscontrare così parlando con alcuni cittadini, con alcune associazioni, piuttosto con comitati di quartiere e quant'altro, ho potuto riscontrare che spesso ancora non si ha la piena consapevolezza di tutti i servizi che la città, che il comune offre e che i cittadini già pagano. Riguardo per esempio al ritiro degli ingombranti, ma faccio riferimento al ritiro dei toner esausti, diciamo, dico anche quello che è lo smaltimento di alcuni rifiuti ingombranti. Quindi ecco, ci sono dei servizi che sono già attivi, che possono essere usufruiti dalla cittadinanza, ma che in realtà non tutti conoscono. L'ecopunto lo stiamo potenziando, abbiamo portato, gli uffici hanno lavorato già da parecchio tempo, la città deve sapere che gli uffici lavorano già da mesi a un atto di modifica del contratto con la IGM, che è la nostra ditta, diciamo, che gestisce l'appalto, per potenziare alcuni servizi che sono maggiormente, diciamo, desiderati, maggiormente utili per la città a discapito di qualcun altro, e magari, ecco, può essere depotenziato. Faccio riferimento, per esempio, all'apertura dell'ecopunto. Il nostro ecopunto di 3 punti, con questa variazione che verrà approvata a breve, con questa variazione verrà aperto tutti i giorni piuttosto che 3 volte a settimana. Ecco, questo cosa comporta? Comporta che i cittadini possono direttamente conferire questi rifiuti e quindi evitare di abbandonarli un po' in giro, e risparmiando di fatto anche il comune risparmia, e quindi in ultima analisi i cittadini, perché dico questo. Una delle prime cose che ho fatto è stata anche vedere la percentuale di raccolta differenziata. Siamo a livelli buoni, non ottimi chiaramente, ma siamo a buoni livelli, tant'è vero che nell'anno 2020 c'è stato un risparmio notevole di conferimento in discariche, quindi nelle piattaforme dell'indifferenziato. Quindi parlo al riciclo della plastica, parlo. Percentuali appunto come siamo Mi dica, scusi? e quel livello di percentuali.
Siamo oltre il 30%, quindi assolutamente un dato positivo, considerato che in questo momento quelli che incidono negativamente sono l'indifferenziato, quindi l'indifferenziato parlo della rimozione delle microdiscariche che incidono negativamente. Un altro elemento che incide negativamente sono l'umido. I cittadini sappiano che l'umido viene conferito presso una piattaforma che appunto è autorizzata per accogliere, diciamo, i rifiuti organici. Purtroppo, o quantomeno meno male, Giarre produce più, diciamo, più rifiuti organici di quelli che possono essere conferiti in discarica. Quindi l'impegno mio personale, ma insieme agli uffici e alla dirigente, è diciamo dell'amministrazione più in generale, quello di già è stata individuata un'altra discarica, un altro centro, un altro punto di conferimento che possa accogliere e quindi per aumentare le percentuali dell'organico. E questo cosa comporta di fatto? Comporta poi, in ultima analisi, dove voglio arrivare? Dove vuole arrivare l'amministrazione? L'amministrazione vuole arrivare a un risparmio oggettivo delle bollette dei cittadini. Ecco, però questo è un percorso virtuoso che non si arriva dall'oggi al domani, ma è l'ultimo, l'obiettivo ultimo, che è quello, oltre che di ovviamente aumentare le percentuali di raccolta differenziata, anche i cittadini fisicamente in bolletta pagheranno di meno. Questo è in qualche modo il tema. E come si sta procedendo invece con il sistema di videosorveglianza? Ecco, grazie per avermelo ricordato. È un altro elemento cardine, quindi oltre che aumentare ed efficientare chiaramente le piattaforme, oltre che fare un discorso repressivo attraverso le microdiscariche e l'abbandono quindi di rifiuti, c'è in atto un progetto di videosorveglianza proprio di questi punti di maggiore criticità. Che è già in itinere perché ci sono le risorse anche per finanziare questo tipo di intervento, questo tipo di progetto. È allo studio dell'amministrazione quelle che sono, diciamo, i preventivi di alcune ditte che in qualche modo hanno mostrato interesse ad avviare una collaborazione da questo punto di vista. E oltre al discorso della videosorveglianza, quindi per parte del comune, posso anche annunciare che sarà un altro obiettivo di questa amministrazione, sarà quella di stipulare una convenzione con la città metropolitana per appunto aiutarci nella gestione nelle strade provinciali, quindi di competenza dell'ex provincia, oggi città metropolitana. Quindi, come vedete, gli interventi sono più di uno, messi tutti a sistema, dovremmo arrivare a quantomeno a mitigare il problema e quindi ridurlo al minimo, se non addirittura risolverlo. Voglio essere ottimista, però quantomeno ecco, dare un segnale forte alla città che l'amministrazione intende risolvere questo problema. Bene, prima di continuare con l'intervista, andiamo a vedere un servizio perché proprio nei giorni scorsi, in questa settimana, è stato nominato l'ultimo assessore che completa la quasi del tutto nuova giunta comunale Giarrese. Con la nomina del quarto assessore che va a sostituire la dimissionaria Patrizia Lionti, si completa la quasi nuova giunta comunale giarrese. Nel Salone degli Specchi del Comune di Giarre si è svolta la cerimonia di giuramento e insediamento di Ermelinda Nicotra, laureata in giurisprudenza e docente di materie giuridiche nelle scuole secondarie di secondo grado, cui in questo ultimo scorcio di amministrazione d'Anna, fino alle ormai imminenti elezioni, sono state affidate le deleghe sport, turismo, cultura, politiche animaliste e pari opportunità. Che appunto i mesi sono quelli che sono e quindi e la situazione pandemica non ci aiuta molto per quanto riguarda l'organizzazione di eventi vari, quindi per adesso è tutto un divenire. Man mano che diciamo, si presentano le situazioni le affronteremo. Io non ho, è il primo mandato che io ho di questo tipo, metterò a disposizione le mie competenze, la mia buona volontà e cercherò di collaborare con il dirigente, con l'amministrazione tutta.
sia di maggioranza che di opposizione, qualsiasi proposta che sia positiva e propositiva sarà condivisa e accettata appieno. Zarre ha un tessuto abbastanza complesso, ecco, questo la spaventa? Un po', devo dire un po'. In questo momento appunto ci sono le associazioni sportive, che sono parecchie nel territorio, che stanno soffrendo, lo sappiamo, l'attività sportiva non si è potuta fare, quindi ci sono un sacco di settori che sono in sofferenza. Bisogna fare i conti anche con il bilancio, quindi è inutile promettere e dire io farò questo e farò quello. Quello che potrò fare farò sicuramente. Di questa sera abbiamo avuto il piacere di ufficializzare la presenza della professoressa Melinda Nicotra, che completa la nostra squadra. La nostra squadra, al di là delle quote rosa o meno, ha in comune l'idealità forte, basata su valori e sulla voglia di fare a servizio della città. E in questo senso la professoressa Ermelinda già da parecchi anni con me ha sviluppato quello che è il progetto amministrativo che in qualche modo in questi anni ho cercato di applicare. È stata con me nel 2013, nel 2016, mi è stata vicina, è una persona che avendo per tanti anni insegnato sta a contatto con le giovani generazioni, quelle sulle quali e per le quali bisogna sempre investire per in qualche modo prefigurare un futuro che possa essere più a dimensione di tutti coloro che vogliono restare in quest'isola, in questa città. È una persona anche che conosce la realtà gerrese, è una persona che sicuramente lavorerà molto con le associazioni, soprattutto nel mondo dello sport, nel mondo della cultura, è una donna, quindi chi meglio di lei saprà valorizzare il tema delle pari opportunità. Le deleghe sono appunto quelle relative allo sport, relative alla cultura, relative alle pari opportunità, alle politiche animaliste e a queste in qualche modo, anche se non gliel'ho conferita, già le ho anticipato che mi affiancherà sicuramente in quello che è il contenzioso che in un ente, peraltro un ente complesso come il nostro, che ne porta in eredità tantissimo, sicuramente avere a suo fianco, avere a mio fianco la sua presenza, ci aiuterà anche a coordinare meglio le attività degli uffici su questo settore importante. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Bene, perfetto. Direi un applauso a tutti. Benvenuta, benvenuto ad Ermelinda, che appunto con me, tra l'altro, lo ricordavo prima, ha condiviso l'idea, la nascita anche del progetto, perché Ermelinda Nicotra, la professoressa, appunto con me ha partecipato alle competizioni precedenti, compresa l'ultima che mi ha visto nominato sindaco, e soprattutto ho sempre apprezzato questo suo rapporto intanto col mondo della scuola per la sua professione, che l'avete in contatto con i giovani, tra l'altro anche lei mamma di una bella famiglia come lo sono io per certi aspetti da papà, giusto Ermelinda, ci accomuna anche questo. Anche se il periodo è breve, ripeto, io ho grande fiducia. D'altra parte la squadra si è rinnovata per tre quarti nell'arco di da qualche mese a questa parte. Nel corso della cerimonia il sindaco ha inoltre comunicato la nomina a vice sindaco per Dario Limura, presente in giunta da oltre due anni. Dario Limura è con me ormai da due anni, quindi adesso ha assunto anche alcune deleghe importantissime, tra cui i lavori pubblici, oltre a continuare quelle delle politiche scolastiche e dei servizi sociali, e quindi mi sembra giusto dare riconoscimento a un assessore che ha ben lavorato con me. E questo era il servizio appunto sul giuramento fatto dall'assessore Ermelinda Nicotra, ultimo assessore appunto che acquista la giunta comunale. E, lei assessore a cui faccio i migliori auguri, chiaramente, già chiaramente facciamo anche noi i nostri auguri alla dottoressa Nicotra. E, anche lei appunto è da poco in giunta e anche poco è il tempo in cui si troverà ad operare, quindi quali sono diciamo gli obiettivi che si è prefisso proprio per questi mesi? Ma sicuramente il tempo è poco. Dico sempre che comunque diciamo che qualsiasi cosa tu voglia fare, l'importante è che la faccia con passione e con impegno,
l'impegno non manca, la passione neanche, dico, sono pochi, diciamo, gli obiettivi che il sindaco, col sindaco ci siamo posti, però significativi. Per esempio, stiamo lavorando già da qualche settimana, per esempio, su una tematica importante in tema di urbanistica che riguarda appunto l'autorizzazione, gli autorizzazioni allo scarico, no? Che possono essere un grande volano di sviluppo per la città, perché molte attività sono state bloccate, ecco, e non hanno potuto, diciamo, essere inaugurate, perché non hanno potuto avviare la propria attività molte imprese, perché appunto mancava la formalizzazione di alcuni passaggi. Quindi se riuscirò come assessore, ma come amministrazione, a dare un nuovo input ai dirigenti, in questo caso alla dirigente dell'area tecnica, come diciamo atto di indirizzo della giunta per risolvere alcune questioni, questo potrà essere un grande sviluppo, potrà rappresentare, ecco, un grande sviluppo per la città. Per quanto riguarda gli aspetti pratici, no, lei consideri che le deleghe che ho sono molto tecniche da questo punto di vista? Parlo della pubblica illuminazione, abbiamo fatto alcuni interventi di relamping sul territorio attraverso l'approvazione di alcuni progetti che già ho trovato in itinere, c'è da programmare quindi i nuovi fondi per l'efficientamento energetico, e sicuramente verranno proposti, elaborati nuovi progetti su alcune aree importanti che verranno stabilite a breve. Alcune zone già sono state servite, alcuni edifici sono stati efficientati, penso per esempio all'Istituto Verga, al Plesso Verga, che a cui è stato fatto un lavoro non indifferente per quanto riguarda l'efficientamento dell'impianto di riscaldamento. Penso alla Monsignor Alessi, una scuola nuova molto importante sul nostro territorio, che ha avuto finalmente, ecco, un intervento di portata di elevata, diciamo molto molto significativo dal punto di vista dell'efficientamento energetico, e così via dicendo. Proprio ieri o l'altro ieri sono arrivati, per esempio, è arrivato l'acquisto di alcuni pali della pubblica illuminazione che verranno piazzati in delle zone, in dei posti che evidentemente oggi ne sono sprovvisti. Una su tutte mi segnalavano, per esempio, il corso. Dicevo anche per appunto per quello che è poi l'efficientamento energetico. Via Libertà, per esempio, no? Per esempio Via Libertà, la parte finale di Viale Libertà è al buio nei pressi della scuola del Plesso Mondalcini, è al buio da anni. Ecco, anche lì dare un piccolo segnale e ripristinare l'illuminazione in quel punto è un obiettivo primario per questa amministrazione. Penso, per esempio, abbiamo finalmente individuato un tecnico che possa aiutarci nella dismissione del contratto con Enel Sole. Già era stato avviato un primo provvedimento per il riscatto di questo impianto, e continua l'iter per risolvere la questione. Anche lì l'idea è quello di arrivarci entro la fine del mandato. Ripeto, gli interventi sono tanti, parecchi. Stiamo cercando di mettere un po' a sistema tutto, appunto per cercare di migliorare la città. Sul verde pubblico abbiamo fatto grandi interventi attraverso l'ausilio dei percettori di reddito di cittadinanza, con i PUC, con i progetti di utilità, pubblica utilità. Abbiamo cercato di raggiungere zone della città che erano abbandonate da anni. Ce ne sono altre che hanno bisogno di attenzione. Sull'altro giorno, su una televisione nazionale di respiro nazionale, abbiamo avuto un servizio proprio dedicato a Giarre, che al cimitero abbiamo iniziato degli interventi.
professore, appunto, vediamo un frammento del servizio di cui accenna, appunto il servizio di Salvo Catalano andato in onda su Tagadà, sulla 7. Ma togliamo le bacce, carte. Il problema è che non c'è l'ora. Prima qualcosa si riusciva a fare, no? Ogni tanto si trova, ogni anno si trova. Qualche giorno si riusciva a fare. Ora, con la scusa del Covid la cosa è peggiorata. E grazie a Dio che ci danno questo reddito, tamponiamo la situazione fin quando dura. Salvo e Nino sopravvivono grazie al reddito di cittadinanza da più di un anno e mezzo. Da qualche settimana si danno da fare qui, nel cimitero di Giarre, uno dei pochi comuni siciliani che impiega i percettori in lavori socialmente utili. Col nuovo governo, però, il reddito torna in discussione. Cosa succede? Una guerra civile. Come fai? Facendo spesa, pagando luce, abbiamo la telecom per mio figlio che ci collega al computer e la scuola. Se a posto mi danno 1.000 euro di reddito, mi contento che mi danno un posto fisso. Così mi contento di stare a cimitero. E i soldi sono guadagnati. Quindi la gente non pensa che campiamo corretto, che non vogliamo lavorare, purtroppo. Secondo l'ultimo report dell'INPS, in Sicilia il reddito di cittadinanza coinvolge più di 500.000 persone. In pratica, un siciliano su 10. Allora, da ottobre 2020, e grosso modo abbiamo avuto questo input di inserire le offerte di lavoro che loro hanno rilevato intervistando le aziende, i navigator. Poi loro ce li passano a noi e noi li inseriamo su questo portale che può essere visto, cioè, in tutta la Sicilia. Da ottobre, diciamo ottobre 2020 ad oggi, risultano inserite grosso modo 159-160 offerte di lavoro. Quindi 159 in tutta la Sicilia. In tutta la Sicilia, sì. Questo era appunto il servizio andato in onda sulla 7 appunto in questi giorni. Vedevamo nello specifico, come ci anticipava lei, assessore, il cimitero e appunto questi, insomma, percettori del reddito di cittadinanza che stavano eseguendo questi lavori al cimitero. Assolutamente, ma non è stato solo lì programmato l'intervento. Lì diciamo che sono oggi in pianta stabile perché proprio sono stati assegnati, ecco, al cimitero di Giarre, al cimitero monumentale di Giarre, ma abbiamo altre persone, ci sono altre persone che in tutta la città vanno in lungo e in largo per appunto affrontare le emergenze, parliamo della cura del verde, per esempio stiamo preparando i parchi alla bella stagione. Abbiamo programmato già alcuni interventi di manutenzione, scervatura e quindi abbiamo messo mano ai tre parchi principali di fatto della città, parlo del Parco Jung, Parco Giardino di Marchia e Parco di San Giovanni, su cui è già stato fatto un intervento abbastanza importante, perché questi parchi accoglieranno dei giochi, dei nuovi giochi frutto di un finanziamento in cui diciamo il Comune di Giarre è stato destinatario. Già questi giochi sono arrivati, quindi assieme alla videosorveglianza, evidentemente per evitare i soliti vandali di quartiere che possano distruggerli, insieme quindi associate alla videosorveglianza, verranno montati questi giochi all'interno dei parchi e poi attraverso i percettori di reddito di cittadinanza verranno aperti al pubblico, quindi verranno aperti alla città e potranno essere goduti e usufruiti dalla collettività. Questo può sembrare una cosa da poco, però per realizzare questo progetto c'è stato tanto lavoro, ci stiamo continuando a lavorare e continueremo fin quando non raggiungeremo poi l'obiettivo finale. Si spera che con la primavera, ecco, speriamo che con la primavera ci possiamo, ecco, arrivare e quindi quantomeno creare questi spazi utili per la collettività. Aggiungo che sempre sul verde urbano, che
inizialmente l'avevo dimenticato tra le mille deleghe, e sempre sul verde urbano abbiamo riesumato, in qualche modo rimesso di nuovo in piedi il bando per le adozioni alle aree a verde, che verrà pubblicato a breve, proprio per permettere a privati cittadini o, questo io, comitati di quartiere o gruppi di cittadini, di prendere in mano alcune porzioni di area verde del territorio comunale affinché possano provvederne alla loro cura. Dico anche, Giarre, purtroppo, da un lato purtroppo, dall'altro è un bene, ha un sacco di area verde, proprio tantissime, e molto, e alcune anche abbastanza vaste, occupate, e non c'è personale. Nei mesi scorsi, ad esempio, del Parco Quattro Stagioni, che è un altro parco, diciamo, che vive una situazione particolare, quindi abbastanza problematico. Sì, sul Parco Quattro Stagioni abbiamo fatto alcuni interventi importanti anche lì provvedere alla pulizia e quindi a rimettere un po' in sesto quest'altro polmone verde di Giarre. Ripeto, le risorse sono poche, le risorse comunali. Voi considerate che abbiamo solo due giardinieri per tutto il territorio e quindi per tutte le aree verdi. Quindi questi percettori di cittadinanza sono stati una manna da questo punto di vista. E dico anche che abbiamo già intrapreso un'interlocuzione con gli uffici per permettere ad altre persone di inserirsi a supporto dell'attività dell'attività di pulizia delle strade, quindi del servizio che fa l'IGM come scerbatura e pulizia manuale delle strade, ecco, proprio affiancare altre persone con reddito di queste persone che già percepiscono il reddito di cittadinanza, appunto per migliorare e potenziare ancora di più il servizio. Bene, assessore, quindi insomma attenzione al decoro urbano, al verde pubblico per fare Giarre più bella. Quindi questi saranno gli obiettivi, insomma, a breve termine, praticamente, ci pare di capire. Sì, questi sono alcuni obiettivi. Alcuni sono questi, altri, come vi spiegavo prima, sono un po' più importanti e di portata maggiore. Ecco, però cercheremo di seguire entrambi i filoni proprio per migliorare la nostra qualità della vita, che poi è la qualità della vita dei cittadini, dei nostri concittadini e di noi stessi, quindi. Bene, adesso insomma torneremo in zona gialla e insomma da lunedì anche un nuovo modo di operare, di agire. Abbiamo visto anche in questi giorni, abbiamo trattato anche dei controlli sul territorio che a Giarre vengono svolti in maniera intensiva anche dalla Polizia Municipale, che fa più turni, anche su più turni, insomma, durante la giornata. Giarre, sappiamo, ha un tessuto complesso. E quindi, insomma, assessore, noi ci ritroveremo comunque anche insieme, poi ospiteremo anche Ermelinda Nicotra e parleremo, insomma, di quelli che poi saranno gli obiettivi, possiamo dire, a lungo termine o a medio, insomma, termine. Sì, assolutamente. Io vi aggiornerò, diciamo, alla prossima occasione utile ci aggiorneremo sugli obiettivi che sono stati raggiunti, su quelli che sono in itinere e su quelli programmati. Ripeto, il tempo è poco, ma cerchiamo di dare un segnale alla città. La città merita molto di più, la città merita assolutamente di essere a misura d'uomo da questo punto di vista, e quindi vale la pena investire per questa città. Io l'ho fatto qualche anno fa, non andando via, ma appunto costruendo poi la mia attività professionale qui a Giarre, e quindi l'impegno è massimo. Noi in questo momento abbiamo i motori avanti tutta, e che qualcuno dice che questi motori sono avanti tutta perché c'è il periodo elettorale.
mi permetto di dire a queste persone che non è così, perché l'impegno di una persona e il modo con cui porta avanti i progetti poi fanno parte dello stesso modo di essere di quella persona. Chi mi conosce sa che sono una persona fattiva sempre, cerco di dare il massimo sempre, prendo a cuore tutte le questioni, quelle chiaramente che riesco ad affrontare, e quindi lascio agli altri quello che è poi in ultima analisi la polemica politica. Da questo punto di vista noi andiamo avanti, e andiamo avanti per il bene dei nostri cittadini, della città e di tante persone che ogni giorno vengono a chiedere al comune risposte, e cerchiamo di fornire loro quante più risposte possibili. Che poi, insomma, è la cosa appunto più importante, ovviamente dare risposte ai cittadini e essere, come ha detto, fattivi. E noi le facciamo, insomma, il nostro in bocca al lupo, i nostri auguri, tanto più che è un assessore appunto giovane, e insomma speriamo che possa portare a termine, appunto, nonostante abbiamo detto il breve tempo, comunque i programmi, gli obiettivi che si è preposto. Grazie a Davide Camarda e ci rivediamo, insomma, al più presto. Grazie a voi, buona serata. Buonasera. E adesso abbiamo lo stacchetto e poi seconda parte del nostro programma. E intanto ci sono arrivati, iniziano ad arrivare appunto i messaggi d'amore nella nostra pagina. Intanto leggiamo il commento di Marie Claire della Michelle, che faceva i complimenti alla dottoressa Eva, dice: fantastica la dottoressa Eva, quindi dottoressa e i suoi consigli hanno fatto breccia. Poi Luisanna Baldini ci scrive: quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte. È un verso di Shakespeare. Buon San Valentino a tutti gli amanti del teatro e della poesia. E poi Esther Belfiore scrive: in questo giorno dedicato all'amore penso anche ai miei affetti lontani in Sicilia, di cui sento la mancanza, in particolare le donne della mia famiglia, siete i miei pilastri. Salutiamo Esther e saluto personalmente Esther, che è mia cugina, e rivolgo questo stesso messaggio, questo affetto anche a lei, quindi il mio messaggio d'amore per lei. E poi abbiamo Giusy Sanfratello che scrive: odio e t'amo, forse mi chiedi come io faccia, non lo so, ma sento che ciò accade e mi tortura. E Catullo, è così, giù si augura felice San Valentino. Ancora Valentina Galbato: famiglia, dove la vita inizia e l'amore non finisce mai, questo è l'augurio per un buon San Valentino per me, che quest'anno festeggio il mio primo San Valentino in quattro, e per tutte le famiglie che conosco. Grazie Valentina, la salutiamo. E poi Anna Maugeri Russo scrive: mi sono chiesta spesso quale fosse il segreto di una così strana alchimia, un'alchimia che regge il destino delle nostre vite e alimenta progetti forse troppo grandi, più grandi di noi e delle nostre forze. Qual è la ragione che torno sempre da te, che sei all'opposto, e più mi allontano e più torno? Questa alchimia, che non è una poesia, ma è vita, ha un solo segreto, e il segreto è l'amore per te, Alessandro. E Anna Maugeri appunto fa così, manda così il suo messaggio d'amore per il marito Alessandro. Luisa Laspina: amarsi al punto che l'unione regga anche se divisi da mezzo mondo. È una citazione a noi che finalmente ci godiamo lo stare insieme senza prendere aerei. E lo dedica a Tony Bauso. E questi erano i primi messaggi. Noi vi ricordiamo inoltre che chi volesse contattarci privatamente e fare, diciamo, una dichiarazione d'amore alla propria metà, lo può fare in privato, ci manda la sua mail, il suo numero di telefono, e potrà fare questa richiesta
questa richiesta di matrimonio, comunque di insomma di essere, di avere accanto per sempre il suo compagno o compagna per la vita, e noi insomma lo contatteremo. Adesso andiamo a parlare dell'iniziativa, appunto restiamo in tema d'amore, dell'iniziativa della FIDAPA di Fiume Freddo di Sicilia, e ce lo racconta il presidente Rosa Maria Lizio. Pillole d'amore dedicato a coloro che vedono nell'amore il motore della vita. L'amore sentimentale, quello per la famiglia, per gli amici, per la natura e per gli animali. Questo incontro si rifà al concetto che poesia significa bellezza e che le poesie sono in definitiva pillole di vita e d'amore che, prese in piccole dosi, danno risultati meravigliosi per l'anima di chi legge e di chi ascolta. La FIDAPA offre quindi agli ascoltatori questo contenitore di pillole in cui ci si può trovare l'amore in tutte le sue sfaccettature, quello giovanile e quello più maturo, dai momenti lieti a quelli più tristi dell'abbandono, del distacco. Confidiamo pertanto che ciascuno di noi possa scoprire nei versi un qualcosa di sé, della propria vita ed esperienza, e trovare un momento piacevole dall'ascolto, dimenticando gli affanni quotidiani e ritrovando la propria serenità d'animo. E questa era la presidentessa della FIDAPA, sezione Fiume Freddo di Sicilia, Rosi Lizio, che spiegava l'iniziativa Pillole d'amore della FIDAPA di Fiume Freddo. Adesso andiamo a parlare di una storia molto bella, la storia di un artista di Piedimonte Etneo, la signora Isidora Panebianco. Scusate, non so, forse avevo dimenticato la suoneria, scusate un attimo, rispondo. Pronto? Pronto? Salve, io operatore H24, filo per sé, con il resto dei due periodico, ma tu puoi chiamare me Camilla? Non ho capito niente. Scusa, tu sei italiana? Sì. Allora come fa a non capire che io operatore telefonico, scusa? Ah no, guardi signorina, non sono interessata. Ma io ancora non ho detto niente, come fa a dire questo? Non capisce. Guardi, io ricevo almeno 3 telefonate al giorno di call center. Io sono 4, quale problema? Appunto, guardi, io mi trovo bene col mio gestore. Va bene così. Dicono tutti così, sì. Allora, io ho offerta per lei. Mi dice come ti chiami tu, sì? È Rita. Rita, sì, è vero, tu chiami Rita, è vero, sì. Certo che è vero. Sì, è vero, infatti qua in PC mi esce Rita. Lei lavora in TV, giusto? Sì, sarei anche in diretta. Grazie. Allora io saluto tutti i miei parenti in Polonia e complimenti per trasmissione, anche se io non vedo, non conosco. Complimenti. Senta signorina, io dovrei lavorare, quindi ci salutiamo. No, un momento, Rita, lei usa telefono molto per lavoro, sì? Abbastanza, sì. Ah, allora io ho offerta che non può rifiutare, proprio per lei. Dico che da ora la nostra conversazione è registrata. No, aspetta, io so come funzionano queste cose, non registri niente, che registra? Ah, meglio se tu conosci tutto, mi risparmi di spiegare ogni volta che si dice si è registrato. Bene, molto bene. Sì, ma io devo fare attenzione a quello che dico, altrimenti lei poi mi appioppa un nuovo contratto. Ah, molto bene, visto che lei ha capito tutto, va bene. Allora io spiego tariffa precisa per lei, Rita, che fa televisione. Ha capito? Sì. Ha detto sì così presto, io di solito devo faticare a studiare. Allora, so sì, è stato registrato bene. No, aspetti, che vuol dire? No. Vuol dire che io ho registrazione. No, io ormai ho registrazione di lei che ha detto sì a offerta. No, signori, io ho detto sì a un'altra domanda, veramente. E chi se ne frega, un altro sì ha detto di nuovo sì, bene, 2 doppi sì. Io adesso prendo questo sì e lo metto in parte di conversazione che a me interessa. Mi fa piacere. Allora, su sua mail, Rita,
riceverà contratto già firmato, perché noi evitiamo questa burocrazia. Noi firmiamo per lei, ok? Con nostra offerta arriverà la sua mail. No, 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 ma se neanche me l'ha detta l'offerta. Ah, è vero, ma perché offerta si chiama surprise. Ah, lei troverà bella sorpresa sul suo conto corrente. Signorina, no, aspetti. No, ho no, detto no, 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 no e no. No. Lei ha detto no adesso, ma è troppo tardi. Ha detto sì prima, due volte sì, che adesso io vado a mettermi a fare dove mi pare piace. Grazie Anita per averti scelto, ci sentiamo presto, arrivederci. No. È incredibile, cioè incredibile, chiamano tutti gli orari, è incredibile. Comunque, dopo questo attimo di destabilizzazione, dicevo, torniamo seri, andiamo invece a parlare. Questa call center, questa operatrice, peraltro aveva un qualcosa, non so, della dottoressa Eva, però vabbè, mi è parso. Allora, andiamo invece a parlare di una storia appunto di arte e cultura della signora Isidora Panebianco. Siamo in videocollegamento con Pamela Scalia, Grazia Scalia e Gaetana Scalia, che salutiamo. Buonasera, sono le figlie della signora Isidora Panebianco. Grazie di aver accolto il nostro invito. Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Sì, sì. Okay. Abbiamo in collegamento anche l'assessore comunale di Piedimonte Etneo, Ilenia Zingales. Buonasera. Buonasera. Assessore. Buonasera a voi, buonasera alla famiglia anche. Buonasera. Grazie per l'invito. Grazie. E poi abbiamo anche Michele Sorbello. Buonasera. Buonasera. Ciao Ilenia. Ciao Michele. Allora, Isidora Panebianco è venuta a mancare da poco, possiamo dire proprio da pochi giorni, purtroppo. Era un'artista tutto tondo, un'artista a 360 gradi, una scultrice dal cuore sacro. L'artista Panebianco scolpiva figure primitive, talvolta soltanto abbozzate, attingendo ad un immaginario popolato da strane figure, animali e vegetali. Ma non era appunto soltanto una scultrice. Andiamo a chiedere alle figlie chi era Isidora Panebianco. E allora, Isidora Panebianco innanzitutto era una persona molto semplice, vera, spontanea, una donna che amava tantissimo il rapporto umano, e quindi per lei era qualcosa di veramente naturale e approcciare proprio queste amicizie. E quando incontrava qualcuno, lei non aveva nessun timore di poter proprio presentarsi e raccontare molto di sé, della sua vita, e ascoltare gli altri. E se devo sintetizzare l'intera esistenza di mia madre, direi che la sua esistenza è stata proprio un inno alla vita, alla gioia, all'amicizia. E, cosa dire di mia madre? Diciamo che era una donna innamorata della vita, della natura, innamorata proprio di questo rapporto umano proprio. Com'era percepita, com'era percepita, considerata anche dai suoi concittadini, la signora Isidora? Ma, faccio parlare Carmela. Diciamo che penso che era rispettata da tutti, anche perché lei si trovava bene con tutti, parlava con tutti, non faceva distinzione di persone, di ceto o altro. E quindi con tutte le tipologie di persone lei si raffrontava, e in particolare amava molto i giovani, e quindi attirava la loro attenzione con una barzelletta, una poesia, una battuta di scherzo. Quindi riusciva simpatica, diciamo, e chi l'ha conosciuta non fa altro che parlarmi bene di lei. Proprio in questi giorni ho ricevuto parecchie telefonate dove mi hanno detto delle cose straordinarie della mamma, quindi un carattere forte e allegro, soprattutto, che amava scherzare anche sulle proprie
disavventure, diciamo, e invitava anche gli altri a fare lo stesso. E quindi, insomma, aveva l'autoironia che poi è caratteristica delle persone di grande intelligenza. Sì, sì, proprio perché lei nella vita ha avuto diverse difficoltà, ha perso un figlio che ancora era giovane, si può dire, poi diciamo che i genitori se ne sono andati in Australia quando ancora aveva 28 anni, poi ha perso la mamma prematura e tante altre problematiche. Infatti lei stessa, infatti ho trovato una poesia proprio oggi guardando le sue cose, se volete la leggo, è molto semplice, però esprime quello che è stata la sua vita. Sì, certo, grazie. La mia vita si intitola proprio così. Nella mia vita ho avuto tanti guai che dalla mente non cancello mai. Voglio parlare della mia avventura, una parte buona e tre parti dura. Ma ho cercato di essere forte e di lottare tra vita e morte, perché non ti devi mai scoraggiare. E se non ti trovi sempre, se non ti trovi sempre, se no, altrimenti, se no, ti trovi sempre male. La vita è una lotta e si deve lottare quando ogni ostacolo tu puoi superare. Però Gesù non dimenticare, nei momenti più tristi solo lui ti può aiutare. Se tu lo preghi con vera fede, certo ogni cosa te la concede. La mamma, come vedi, era una persona semplice, scriveva in maniera molto semplice, però era efficace perché le cose che lei scriveva li sentiva col cuore. La gente la incontrava, ma la incontrava col cuore prima che con le parole o con la mente. Quindi il rapporto era sempre vero con la gente. Non c'era una doppiezza, credo che le persone questo lo coglievano. Lo percepissero. Sì. E noi mandiamo adesso invece una poesia proprio recitata da Isidora Panebianco, che abbiamo trovato nella pagina a lei dedicata e creata da voi. O mari, quando si danni a fondo, che ti fai trovare in tutto il mondo, alla tua forza non c'è di misura, che tutto quanto tu fai paura. Quando sei calmo, tu fai guardare, tutta la gente ti viene a trovare, così fa bagno, così mette a pescare, così stennicchia soli, sperando che ci passino i dolori. Quando ti ingazzi, sei troppo potente, ti mangi i cristiani e imponenti, ti mangi nave, ti mangi paguri, e dal cuore l'asse in gran dolore. Le tue ricchezze sono tanto grandi, che tu ne devi mangiare a tutti quanti. E allo da fondo del mare ci sono alghe di mille colori, ci sono conchiglie e coralli di grande valore, sono cose che creavano i signori che pensavo per non altre creature. E questo appunto erano dei versi recitati proprio dalla signora Panebianco, che come possiamo vedere era appunto un'artista proprio a 360 gradi. A che età la signora Panebianco scopre l'arte? Lo chiedo sempre alle figlie. La mamma ha scoperto l'arte un po' tardi, diciamo, perché prima si è dedicata alla famiglia e ci ha messo proprio l'anima. E, diciamo che il lavoro le occupava tanto, tanto spazio. E quindi diciamo che scopre un po' per caso l'arte. Aveva 62 anni già. E quando, diciamo, lei... siamo andati a fare una visita, lei ha visto delle sculture in pietra, si è innamorata subito e ha sentito qualche cosa nell'anima che la toccava internamente. Infatti anche non siamo arrivati neanche a casa, per strada mi ha detto: guarda, io ci devo provare e non posso aspettare, subito. E quindi nel giro di una settimana io sono andata, poi perché ho visto la sua insistenza a cercare delle pietre. Ma non mi aspettavo niente, essere sincera, quindi l'ho lasciata da sola in campagna. E quindi poi quando ho visto che lei non tornava a casa, mi sono resa conto che qualcosa stava succedendo e sono scesa per vedere cosa stava facendo. Mi sono subito resa conto che lei già aveva fatto delle cose bellissime. Ha detto: mamma, tutto quello che hai fatto è bellissimo, non mi aspettavo tanto, continua, perché adesso io
sarò a cucinare e a fare le altre cose, tu farai solo questo. E noi abbiamo visto appunto una bellissima foto della signora Panebianco proprio all'opera con il suo scalpellino, e l'abbiamo, ecco, la rivediamo. In questo caso sta lavorando, credo, la pietra lavica, se non sbaglio. Sì. È una delle sue ultime opere, sì. E, assessore Zingales, Piedimonte ha dato anche un riconoscimento non solo alla signora Panebianco, ma a tutta la famiglia. Sì, nel 2018 abbiamo voluto proprio dare un riconoscimento all'intera famiglia e soprattutto alla signora Isidora Panebianco per l'arte che ha permeato l'intera famiglia, una famiglia che è vissuta per l'arte e nell'arte. Io ricordo veramente con grandissima tenerezza e gioia quei giorni, quel giorno in particolare. La signora Isidora era felicissima, attorniata dalla sua famiglia, e raccontava con dovizia di particolari proprio come lei avesse iniziato a lavorare anche la pietra, dove andava a prendere la pietra. Era proprio una gioia. E ricordo ancora le sue parole, diceva: la mia famiglia, siamo tante anime in un cuore. Lei viveva per la famiglia, una famiglia che è vissuta sempre per l'arte e nell'arte. E non solo, noi abbiamo voluto appunto attribuire questo riconoscimento all'intera famiglia, si vede appunto in queste immagini anche la foto del sindaco che dà il riconoscimento stesso, ma l'abbiamo voluta anche sia durante la festa della vendemmia, è stata sempre presente, abbiamo ospitato le sue opere e anche quella di tutta dell'intera famiglia all'interno dell'aula consiliare. E ricordo ancora quando una domenica, l'ultimo giorno della festa della vendemmia, fuori pioveva, abbiamo ricevuto una delegazione di militari da Sigonella e lei era veramente contenta di riceverli, ha recitato delle poesie, ha cantato insieme a loro, era proprio come una bambina. Ricordo la sua gioia nello spiegare cosa si stava appunto facendo. E anche durante la festa di cioccolatiamo, la nostra giornalista sicuramente ricorderà vari momenti in cui lei anche in questo caso è stata protagonista, perché l'esigenza appunto di creare per lei era proprio un'esigenza dell'anima e lo faceva trasparire sempre anche attraverso la sua semplicità, il suo modo di fare sempre affabile, sempre con un sorriso, ti accarezzava l'anima ogni volta che parlava. Io mi sento stasera di dire alla famiglia che è intendimento dell'amministrazione durante la prossima festa della vendemmia, se riusciremo a farla sempre rispettando le norme anti-Covid, istituire un premio alla memoria della signora Isidora Panebianco. Spero che la famiglia accetterà questa proposta, lo faremo per ricordare le tradizioni che ci contraddistinguono, la nostra sicilianità. Spero proprio che sarà un bel momento anche questo, un momento per ricordare la signora Isidoro che tanto tanto ha dato alla nostra comunità insieme a tutta la famiglia. Sarà per noi una gioia istituire questo premio per lei e spero che la famiglia continuerà nelle prossime feste della vendemmia, comunque nelle occasioni in cui riterrà più opportuno, poter ancora mostrare le opere delle quali andava veramente, veramente fiera. Lei, voglio raccontare un aneddoto. Intanto, questo è appunto una notizia particolarmente positiva, spero che la famiglia l'accolga con gioia, appunto l'istituzione di un premio e comunque mantenere sicuramente viva la memoria e quindi in qualche modo mantenere viva attraverso il ricordo una grande artista qual è Isidora Panebianco.
Sì, volevo raccontare brevissimamente un aneddoto che verificato proprio il giorno nel quale abbiamo attribuito questo riconoscimento alla signora Panebianco. Naturalmente siamo stati a casa, abbiamo visto tutte le sue opere, i suoi manufatti, e lei ci ha tenuto in maniera particolare a regalarmi una collana rossa, che io ancora custodisco gelosamente. Questa collana rossa io l'ho indossata il giorno del comizio e devo dire che mi è andata bene, è quasi un portafortuna. Quindi appunto è stata anche portafortuna. Sì. Sì, abbiamo sì. Mi sentivo di dirlo. Abbiamo visto nel video appunto che la signora aveva una delle sue collane, e sì, quindi appunto creava anche diciamo accessori. E Michele Sorbello, si è parlato del riconoscimento attribuito dalla città di Piedimonte non soltanto alla signora Panebianco, ma a tutta la famiglia, perché siete una famiglia di artisti. Sì, assolutamente. Noi siamo stati innanzitutto onorati di questo riconoscimento e siamo assolutamente fieri di aver avuto Isidora come nonna, come mamma, come tutto, perché di fatto era il nostro riferimento per ogni cosa. Vorrei ulteriormente sottolineare il fatto che, come già hanno detto mamma e le zie, che nonna, nonostante la vita, diciamo che non ha fatto alcuno sconto, lei era sempre piena di vita, amante della vita, sempre col sorriso sulla bocca, qualsiasi racconto, seppur drammatico, appartenente a quella che è stata la sua esistenza, diventava comunque una barzelletta che ci portava addirittura a ridere con le lacrime. Questo penso che chi non l'ha conosciuta, cioè è difficile descrivere a parole questo che noi raccontiamo spesso. Sicuramente lo ha vissuto chi ha avuto modo di starle accanto, perché era una gioia, un entusiasmo incontenibile. Invece, ritornando al discorso dell'arte, noi siamo fieri di nonna, anche perché ha trasmesso in varie forme l'arte un po' a tutti noi, chi attraverso la pittura come mamma, chi attraverso la modellazione dell'argilla e tante altre creazioni come zia Grazia, chi attraverso la musica come me, la scrittura anche, chi attraverso il disegno, la pittura come mia sorella Simona e zia Carmela, e anche chi attraverso la fotografia, Federico, e attraverso la moda, che è mia cugina Emilia. Per cui è stata, come dire, un'esplosione di arte che io attribuisco, che nel senso viene da nonna tutto questo che è nato in ognuno di noi. Una cosa che ricordo, cioè, l'approccio, mi piacerebbe sottolineare quello che era l'approccio della nonna verso la scultura, che è un approccio che, studiando, ora non mi ricordo chi era lo scultore, però ho letto che qualcun altro si approcciava allo stesso modo, nel senso che lei diceva che guardando la pietra, già era la pietra stessa che lei diceva quello che lei doveva andare quello che lei avrebbe realizzato. Questo credo che sia un approccio straordinario verso quello che è l'arte e la creazione, nel senso di vai tu a tirar fuori dall'oggetto che di per sé non dice nulla quello che già in realtà l'oggetto stesso contiene. In questo credo che la nonna fosse eccezionale. Quindi la materia, insomma, che ispira poi l'opera. Sì, assolutamente. La materia già parla all'artista e dice quello che deve andare a realizzare, eccezionale. E infatti la signora Isidora Panebianco vi definiva appunto tante anime in un cuore. E siete appunto tre generazioni che
avete questo appunto talento, diversi talenti, e questa quest'anima un po' del fanciullino che manteneva la signora Panebianco, forse poi era anche appunto quello che le consentiva poi di creare. Lo chiedo alle figlie. Sì, sicuramente. Mia madre è sotto questa corazza, proprio di coraggio, di forza, di energia per gli altri, nascondeva proprio quest'animo fanciullino, quel fanciullo proprio pronto a stupirsi per le bellezze della natura in modo particolare. Lei spesso guardava dei documentari, mi ricordo quando andavo a trovarla, mi diceva: guardami vedere, Grazia, guarda che meraviglia, queste piante, questi pesci, questi uccelli, che le vedeva nei documentari, per lei erano proprio motivo di grande gioia. Era fondamentalmente, era una bambina mia madre, che gioiva per tutto. Lei proprio, bastava niente per farla gioire, quindi... E dentro di sé nascondevo proprio quest'animo piccolo, questa curiosità, appunto. Questa curiosità, proprio questo stupore che è proprio tipico dei bambini. Sì, era molto evidente. C'è chi la conosceva, magari non la conosceva bene, aveva questa idea proprio di una donna forte, di una donna coraggiosa, ma in realtà proprio dentro era proprio una bambina dolcissima. Che aveva parlato... Prego, prego. Sì, sì. Volevo sottolineare, tornare al discorso di prima che ha fatto mio nipote, sì, perché a volte io la stuzzicavo, dicevo: mamma, mi fai questo, mi fai quest'altro. Lei diceva: no, non devi influenzarmi, io già so quello che devo fare. E allora guardava la pietra, la guardava da tutte le sfaccettature, davanti e dietro. Poi le prime pietre in modo particolare conservano dei tratti naturali, perché a volte lei lasciava i capelli così com'erano. Andiamo a vedere qualcuna appunto di queste opere. Ora la regia appunto metterà le foto di qualche lavoro. E un'altra cosa importante... Prego, prego, potete continuare. La comunicazione che era proprio nella sua personalità, che in molte opere si vede, dove c'è un abbraccio, un avvicinamento, un bacio tra le figure che sono raffigurate nella stessa pietra, quindi lei metteva dei sentimenti. E appunto ci sono diverse figure che rappresentano la coppia, quindi lei aveva proprio questa esigenza di comunicare un messaggio appunto d'amore anche nella scultura, attraverso la scultura. Ma lei aveva l'esigenza di comunicare in genere, perché proprio se io la lasciavo in mezzo alla gente, lei era felice, perché comunicava, si raccontava. Sì, ne stiamo vedendo qualcuna, sono diverse. Sì, sì. Proprio questo incontro di visi che si toccano, che si baciano. Che si toccano e quasi si incastrano, come vediamo, no? Sì, esattamente. Proprio sono anche a formare quasi un cuore, possiamo dire. Quindi non è soltanto questo, è come se ci fossero dei sentimenti, non è soltanto un movimento esterno. Abbiamo visto i lavori con la pietra. Dico, è difficile mettere sentimento nella pietra, ma lei riusciva perfettamente. Sì, appunto, lavorare la pietra in maniera con dei tratti, anche in modo da tirarne fuori anche dei tratti proprio delicati, questo credo che fosse molto complicato. Ma oltre la pietra, quali sono gli elementi quali erano gli elementi con cui lavorava la signora Panebianco? Lei con l'età poi non si sente di fare un lavoro pesante, perché a volte la scultura era così. Quindi ha trovato così per caso della corteccia e ne ha fatto delle bellissime cose, rose, fiori, figure, ha tracciato dentro sulla corteccia, diciamo. Quindi si esprimeva in tutti i modi. Qualcosa, sì. E quello che trovava lei faceva, difatti anche ultimamente, prima gli ultimi mesi, diciamo, è riuscita a fare anche altro, quindi anche delle piante grasse accostando delle pietruzze trovate per caso,
Ecco qua c'è l'immagine, diciamo. Insomma, non si fermava, cioè lei aveva voglia di creare di anche canzoni, addirittura lei inventava dei piccoli motivi, poi si aggrappava a una tastiera e li canticchiava, li provava, provava gioia in questo. Anche perché la sua, cioè, forse Michele ha dimenticato dire che anche il padre e i fratelli suoi suonavano la chitarra, il mandolino, la fisarmonica, quindi diciamo la musica era proprio nella sua generazione e poi l'ha trasmessa anche ai nipoti, ad alcuni perlomeno. E quindi lei, diciamo, suonava anche degli strumenti? Sì, gli avevamo regalato una tastiera ed era felicissima di questo. E ad orecchio, naturalmente. E ad orecchio suonava perché orecchio. Non aveva la quindi sì. L'appropriata, sì. E anche, mi pare, che i parenti in Australia siano anche dei musicisti. Sì, il fratello in particolare, che anche lui purtroppo è andato via con lo stesso problema. E Santo, altri nipoti, non so in questo momento chi era. Andrew ed altri mi hanno detto che suonano bene la chitarra in maniera professionale, che sono intrattenitori anche loro. Mio zio Santo, quando c'era, era proprio il massimo dell'accoglienza. Infatti accoglieva anche persone che non necessariamente erano parenti, lui li accoglieva con la stessa musica, con la stessa accoglienza anche a pranzo e anche facendo girare la città. Quindi veramente delle persone molto estroverse come indole familiare. Signora Pamela, vuole, se vuole, raccontare magari anche lei un episodio che riguarda sua madre? Non so, mi è colto di improvviso. Non lo so cosa... Cioè, riguardo l'arte, riguardo la vita... Lei, forse mi sto confondendo, lei è la signora Pamela, mentre Gaetana? Ah, Gaetana è un po' introversa. Okay, okay, va bene, va bene. L'ho preso dalla mamma, no? Va bene, va bene. E torniamo all'assessore Zingales. Come ben ricordava, sì, io ho avuto a che fare con la signora Panebianco, purtroppo poco, durante appunto Cioccolattiamo, una manifestazione che organizzavo con gli altri soci dell'associazione Zenia. E con piacere mi ricordo appunto della signora Panebianco che peraltro non lasciava mai da sole le sue opere, ecco, questo particolare mi ricordo. Ci sono stati poi altri riconoscimenti conferiti alla signora Panebianco, molti di particolare importanza. Sì, a lei sono stati, lo diceva anche durante l'intervista, sono stati dati anche altri riconoscimenti anche a livello nazionale, diciamo, e lo raccontava con una punta di orgoglio. Noi non vorremmo assolutamente disperdere questo patrimonio che la famiglia ha, perché è un patrimonio molto molto importante che Piedimonte vuole conservare, che la nostra comunità vuole conservare. E proprio per questo motivo l'intendimento appunto era quello di continuare, se loro vogliono, se la famiglia vuole, continuare a voler esporre le opere. È vero il particolare che lei diceva, Rita, che lei non lasciava le sue opere, specialmente quando erano esposte nell'aula consiliare, nonostante le scale... Lei voleva essere presente, saliva piano piano le scale, quasi non voleva essere aiutata, perché è come se le abbracciasse, le accudisse, erano proprio le sentiva sue. È un'immagine. È un'immagine che non dimentico, perché proprio aveva un amore per l'arte che ha trasferito a tutta la sua famiglia, e proprio ce l'hanno nel DNA. Assolutamente è una cosa incredibile e straordinaria. E Piedimonte potrà magari pensare anche di dedicare qualche via o qualche luogo, qualche piazza alla signora Panebianco?
Assolutamente, assolutamente. Anzi, essendo una donna, generalmente le vie e le piazze sono intitolate agli uomini, e invece sarebbe importante nella toponomastica in generale dedicare anche vie e piazze alle donne, e perché no alla signora Isidoro Panebianco, che ha fatto appunto dell'arte la sua ragione di vita. Mi trovo assolutamente d'accordo in questa idea. Mentre per quanto riguarda quello che diceva prima assessore, cioè il voler continuare, se la famiglia sarà d'accordo, anche ad esporre insomma le opere della madre, facciamo direttamente la domanda alle figlie, se sono d'accordo insomma a organizzare, magari, cioè, a far fruire tutti quanti anche delle opere, qualche altra mostra, qualche altra manifestazione. Io, dopo le parole che ho sentito dalla dottoressa Gingales, non posso dire di no. Grazie. Veramente. Grazie a lei. Perché in un primo momento ci stavamo chiudendo nel nostro dolore, però ho accettato questa intervista perché la mamma amava tanto comunicare con gli altri, quindi soltanto per lei, perché era nel suo stile, non assolutamente nel nostro. Quindi, dopo le parole che ci ha detto la dottoressa Dingales, io non posso dire di no, anche se in un primo momento mi ero chiusa così in me stessa. E infatti questa sera questo vuole essere appunto anche vuole essere un omaggio alla signora Panebianco, che tutti hanno amato. E, Michele, e tu a proposito mi ricordavi anche degli aneddoti anche divertenti del rapporto con tuo nonno. Sì, qualcosa di divertente che potremmo raccontare sono le pescate che andavamo a fare con nonna. Anche questo qua è una cosa un po', come dire, particolare, unica. In genere, sì. Sì, assolutamente, perché sia per l'età della nonna che per il fatto che una donna vada a pescare, diciamo, è raro rispetto all'uomo pescatore. E anche in queste occasioni c'era modo di apprezzare l'entusiasmo della nonna, soprattutto, diciamo, si sa, nella pesca ci sono le giornate in cui magari si riesce a portare a casa qualche cosa, le giornate in cui non si riesce a portare a casa nulla. Quando si riusciva a pescare, a prendere qualche pesce, l'entusiasmo della nonna era veramente paragonabile a quello di un bambino, tant'è che molte volte talmente la gioia nell'aver la cattura all'amata, lei anziché completare di raccogliere la lenza col mulinello iniziava a camminare all'indietro proprio per l'entusiasmo e la foga di portare il pesce a riva. Queste sono immagini che sicuramente non dimenticherò mai, rimarranno per sempre custodite dentro di me. E dove andavate a pescare, Michele? Andavamo qua vicino casa, San Marco, Fondachello, preferivamo, diciamo, fare poca strada, ecco, arrivare prima a mare per divertirci il prima possibile. E sicuramente divertirci, e questa è una parola chiave che insomma dovremmo tenere a mente, perché sicuramente se ci si diverte poi si fa bene quello che si fa, lo si fa con amore, lo si fa con passione. A proposito di riconoscimenti, torniamo alle figlie, c'è anche un riconoscimento importante, abbiamo la foto di una targa che adesso mostriamo, e ci spiegate che premio è. Diciamo che è un premio alla carriera. Diciamo che questo riconoscimento, la mamma è stata selezionata da tanti artisti e poi addirittura premiata. Questo qua è anche autorevole chi l'ha selezionata, e il premio è proprio le belle le parole che sono messe, sono sì. la motivazione, vorrei leggere la motivazione per cui per aver arricchito, ha contribuito ad arricchire con la sua arte il patrimonio artistico dell'umanità in qualità di testimone del proprio tempo. Quindi
e quindi anche è stata una cosa, un onore per noi, diciamo. Il premio appunto di arte. Come? Non la sento. La foto del premio, no? Volevo vedere appunto il premio Arte Firenze e il premio internazionale d'arte contemporanea e appunto come leggiamo anche dalle firme, Vittorio Sgarbi, Daniele Radini Tedeschi, Armando Principe, Veronica Nicoli, insomma sono dei nomi importanti. Lei ne era fiera di questo premio, è stata anche diciamo oltre 10 anni anche a Zafferana, all'Ottobrata, dove lei scolpiva dal vivo in mezzo alla gente e quindi penso che mezzo mondo l'avrà fotografata, filmata e lei era felice come una bambina. E questo sicuramente è un altro racconto molto bello, cioè questo è un altro racconto molto bello, cioè lei operava appunto in Zafferana Etnea proprio tutte e quattro le domeniche dell'Ottobrata e in mezzo alla gente e stava dalla mattinata fino al primo pomeriggio e molta gente si fermava, era il punto di chiamo di quel momento della manifestazione e quindi cioè per lei è stato molto bello, diciamo, partiva felice la mattina quando andava a mostrarsi in pubblico e stava il contatto con la gente era una cosa per lei indispensabile, sì, esatto, mi pare di capire. Sì, andiamo a vedere. Prego, prego. Aveva il dono dell'intrattenimento con giovani, anziani, vecchi, non aveva problemi, a volte lasciava anche il lavoro per raccontare le sue cose e quindi, non so, riusciva simpatica a tanta gente, non l'ho mai capito come questo fosse possibile, ma era così. Andiamo a vedere qualcun'altra delle opere, qualche foto che abbiamo preso appunto dalla galleria, della pagina dedicata ad Isidora Panebianco. Queste sono fatte con dei sassi, credo, proprio di mare, no? Sì, 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 lei amava il mare in una maniera incredibile, quindi ultimamente ha fatto tutti questi lavori con i sassi, faceva paletti verso... Ha fatto anche degli animali, sì, sì, piante e animali, quindi c'era questo rapporto particolare con il mondo animale e vegetale. Sì, si amava troppo la natura, aveva la vita, anche buon gustaio era, amava tutto della vita. E queste sono altre sculture, sempre queste invece credo sul legno. C'era anche questo forte senso, questa forte spiritualità proprio e religiosità della signora Panebianco. Sì, queste sì, sono, non lo so, sono sempre, sono legno? No, questa è argilla. Ah. Ha fatto delle mummie, ma non ha visto mai delle mummie. Non so come ha fatto. Vediamo. Perché lei purtroppo aveva... tanto la prima elementare perché poi non ha potuto frequentare, era lontano dalla scuola, una volta si abitava in campagna, quindi era anche difficile. Però alcuni fratelli hanno frequentato, lei poi andava a rubare i compiti ai fratelli, tutto il contrario di quello che succede oggi nella vita. E riusciva infatti, poi è riuscita a scrivere bene, a fare i calcoli, lei come se fosse stata a scuola. Quindi lei rubava i compiti dei fratelli. Rubare i compiti, una cosa che oggi sarebbe impensabile. Oggi si delega, invece oggi si vogliono regalare i compiti, invece. Lei aveva questa voglia proprio di imparare, sì, questa voglia proprio innata di imparare, di portarsi avanti in tutti i modi, di poter esprimere tutto quello che teneva dentro, ecco. Continuiamo a guardare qualche altra opera. Grande religiosità, grande fede. Questo è il legno. Questo è il legno, credo sia, ed è sempre un altro. Un ramo. È un cinghiale? Sì, sì. Poi vediamo anche accanto il fiore, quindi queste sono altre sculture. Andiamo avanti.
diciamo che il legno è un, lei erano delle cortecce che lei, o pezzi di legno che lei trovava, che poi trasformava e vedeva qualche figura in quel legno, e allora si adattava lei al legno. Questa è una scultura, sì, con un gattino sopra, sì. Quindi questo prediligere sempre i volti, anche quasi come fossero dei mascheroni, e spesso c'era, ci sono questi occhi chiusi in questi volti appunto ritratti sulla pietra. Sì, a volte sono chiusi, con quella, esprimo quella dolcezza, quella comunicazione, perché in effetti c'è anche un gattino sopra, quindi c'è sempre la figura di comunicazione, c'è sempre. Bene, andiamo appunto a chiudere. Michele, sì. Vuoi in chiusura raccontare un ultimo episodio appunto legato a tua nonna? Sì, diciamo che nonna, per ogni evento che succedeva in famiglia, di qualsiasi tipo, da compleanni, lauree, qualsiasi cosa che succedesse in casa di bello, di gioioso, che portasse unità tra di noi, aveva una poesia, uno scritto, una scultura fatta apposita per quel momento. Per ogni evento c'era una forma d'arte che lei dedicava a noi nipoti o alle figlie. Per cui questo è fantastico, nel senso che oltre che ai ricordi, abbiamo anche un oggetto che dà testimonianza della nonna in quel particolare momento. Assessore Zingales, in chiusura. Veramente la famiglia, per aver voluto la mia presenza nel ricordo della signora Isidora Panebianco, e li abbraccio veramente virtualmente con l'auspicio che non ci dimenticheremo, ecco, della signora Isidora. Io sicuramente non la dimenticherò, la famiglia lo sa, perché per me è stata veramente una brutta notizia quella degli altri giorni, ma questo non significa che la sua memoria non deve essere portata avanti. Io capisco il dolore delle figlie, perché quando si perde una madre, anche se ha avanti negli anni, è un dolore immenso, però proprio per questo, per la sua voglia di vivere, per lo spirito con cui ha sempre vissuto la signora Isidora, io ritengo che sia veramente doveroso da parte vostra portare avanti il ricordo attraverso le sue opere, perché lei parla attraverso quelle opere, ci parla ancora. Un saluto speciale anche a Michele, lo ringrazio grazie, sempre, grazie. E grazie alla redazione per avermi invitato anche. Grazie a lei. Io ringrazio appunto le figlie, grazie Pamela e Gaetana, grazie per aver fatto questo sforzo di essere stati con noi, nonostante appunto il dolore, nonostante la difficoltà, però è stato bello ripercorrere un po' la vita e l'arte di Isidora Panebianco, e speriamo di vederci dal vivo la prossima volta. Grazie a voi. Buona serata a tutti. E adesso passiamo invece allo sport. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro. Un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. Adesso andiamo a parlare di sport e solidarietà. Nello specifico abbiamo in collegamento Ismaele Morabito dell'SD Etna Running. Grazie Ismaele di aver... Ciao, buonasera. E con te parleremo del 7° trofeo podistico Un cuore per l'autismo, della collaborazione, del ruolo dell'associazione dell'SD Etna Running. Sì, esatto, è un'organizzazione... è firmata Etna Running e Abaollus di Fiumefreddo, è un evento che il nostro attuale presidente Sebastiano Merita
insieme al collega amico Franco Sicali, ormai organizzano da diversi anni. Quest'anno siamo giunti alla 7ª edizione, nonostante insomma la pandemia, nonostante i problemi che ci attanagliano, abbiamo voluto comunque organizzare l'evento. La particolarità è che l'evento usualmente veniva organizzato a Fiume Freddo, in piazza, e venivano coinvolti comunque decine di ragazzi, bambini fortunati e meno fortunati, o comunque i cosiddetti anche bambini speciali, ed era un modo anche per aggregarsi, per stare assieme e passare una bellissima giornata. Purtroppo la pandemia vieta questi eventi in presenza, in cui insomma non è possibile correre assieme, per cui, come anche i grandi eventi internazionali, la Maratona di Roma, la Maratona di New York, abbiamo deciso di organizzare questo evento in maniera virtuale. Cioè, ognuno di noi, chi vuole iscriversi tranquillamente in modo gratuito, è giusto sottolinearlo, può donare una somma all'associazione e può correre, camminare o andare in bicicletta per il percorso prestabilito. Per chi fa la corsa sono 10 km, per chi cammina è la capasso libero, per chi va in bici, chi percorre più chilometri possibili, ci manda a noi lo screenshot dell'attività o dell'orologio digitale di quest'ultimissima generazione, o un'app, o il risultato dall'app del telefonino, e noi lo inseriamo in classifica. E quindi è un nuovo modo per creare sport e condivisione, pur essendo, come dire, a distanza. Sono questo è un evento, tra l'altro. Dico, sono tantissime. Sì, diciamo, questo è l'evento, tra l'altro. Scusa? Dico, sono molte, sono tantissime le adesioni che avete avuto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo raggiunto le 300 adesioni, le supereremo sicuramente, quindi è andata molto meglio rispetto a quanto ci aspettavamo, perché abbiamo coinvolto tanti amici camminatori, tanti amici corridori e anche amici ciclisti. Tutta Sicilia, tantissimi dalla fuori Sicilia, alcuni del nord e addirittura qualcuno dall'estero, qualcuno ci ha aggiunti anche dall'Australia, quindi siamo veramente contenti di questa edizione cosiddetta virtuale, ma che comunque sta riscuotendo un discreto successo. Quindi è sempre bello comunque sia portare in alto il nome di Fiume Freddo, di Etna Running e dell'Ava Onlus, assolutamente sì. Quelle che stiamo vedendo sono delle foto, dei video, delle postate di Tony. Esatto, e questa è l'ultima edizione fatta 2 anni fa, si corse, la partenza fu Piazza Francesco Hayez a Fiume Freddo, si correva nel quartiere Castello, un circuito da 1,5 km, e c'era sia la gara, come dire, per i professionisti o comunque per gli amatori runners, con la classifica, con le premiazioni, come se fosse una normalissima gara, e poi la camminata a passo libero in cui si ci poteva iscrivere con le famiglie, con gli amici a quattro zampe, e le scuole hanno partecipato numerosi, le associazioni sportive che continuiamo a ringraziare, e quindi chiaramente quella è la versione reale. Quest'anno faremo la versione virtuale, sperando insomma che sia l'ultima e che si possa riprendere con le versioni assolutamente normali. Queste sono infatti immagini del nostro presidente Sebastiano Mei, da tutti noi dell'associazione, che in parte nello specifico, lo salutiamo Sebastiano Mei. Esatto, il nostro atleta di punta, presidente, lui veramente pedina importante, perché tantissimo dell'organizzazione è grazie a lui che viene svolto. Peraltro un grande atleta, appunto, Sebastiano Medico. Assolutamente sì, ricordiamo che lui fu un grandissimo atleta a cavallo tra gli anni 90 e 2000, ebbe un grandissimo risultato perché alla Maratona di New York del 1999 arrivò tra i primi degli italiani, quindi assolutamente sì, è molto conosciuto nel settore, adesso porta la sua esperienza a noi ragazzi con i consigli che lui giornalmente ci regala, e quindi con la sua anche voglia, capacità e forza di volontà che ci porta a non mollare, e quindi a contribuire tutti noi nel nostro piccolo alla riuscita di questo evento. Ismaele, quali sono le prossime attività, i progetti dell'SDR? Ma sai, essendo un'annata un po' così, non possiamo decidere tutto sulla carta, come facevamo in passato, quindi bisognerà vedere cosa la pandemia, come si evolverà la pandemia e quindi quale gare potranno essere svolte e organizzate. Sicuramente l'evento più importante e più vicino sarà la Maratona dell'Etna, la Super Maratona dell'Etna, che dovrebbe essere a giugno, poi qualcuno di noi correrà la Maratona di Roma in autunno e qualcuno di noi anche la Maratona di New York, sempre appunto se tutto andrà per il meglio, con le vaccinazioni, con il Covid permettendo. Quindi purtroppo per adesso si vive un po' la giornata, quindi ci si allena sostanzialmente solo per rimanere in forma e per stare assieme, chiaramente rispettando le regole del distanziamento sociale. Per quanto riguarda le gare, insomma, sarà assolutamente in divenire, quindi vedremo un po' quello che accadrà nei prossimi mesi, però sicuramente il primo evento che faremo
qualora fosse possibile, ecco, sarà la supermaratona dell'Etna del prossimo giugno. Accenniamo brevemente anche questo evento molto importante, cos'è la supermaratona dell'Etna? Sì, è una gara sostanzialmente unica al mondo, che parte dal nostro comune di Fiume Freddo di Sicilia, esattamente a Marina di Cottone, arriva sul cratere dell'Etna, quindi ci sono 3.000 metri di dislivello in 43 km, quindi la distanza è leggermente più lunga della maratona usuale, ma è tutta in salita, ed è l'unica maratona al mondo in cui dalla partenza si vede sempre l'arrivo e viceversa. Bene, vediamo anche la locazione del settimo trofeo virtuale. Sì, esatto, sì, nella nostra locandina abbiamo messo Mimì, il ragazzo di Calabria, film famosissimo degli anni 80, e quindi per noi è un simbolo perché siamo i ragazzi che portano la loro esperienza, che insomma corrono e fanno sì che praticamente portano avanti questa grande passione che coinvolge e ci unisce assolutamente. Quindi vi ricordo ancora, avete ancora la possibilità di iscrivervi, perché si può correre tutte le 24 ore di domani ancora o andare in bicicletta, quindi eventualmente contattateci nella nostra pagina Facebook ASD Etna Running, o contattate me o il nostro presidente Sebastiano Meita o Franco Sicoli. Quindi ancora contiamo di arrivare a 350 iscritti, quindi vi aspettiamo ancora per le prossime 24 ore. E ricordiamo anche la mail, intanto vediamo il pettorale che si riceve. Esatto, iscrivendosi riceverete il pettorale con nominativo personale e praticamente poi riceverete anche l'attestato di partecipazione, chiunque appunto finirà o l'evento, assolutamente sì. E poi ricordiamo anche che appunto la finalità poi è quella solidale, quindi si potrà donare un'offerta libera. Vediamo adesso anche l'IBAN dell'associazione Abai, appunto un'offerta libera al l'IBAN del comitato Abba Ionico Etnea. Assolutamente sì, sarà possibile donare, quindi tutto poi verrà comunque dato all'associazione che gestirà insomma nel miglior modo possibile questi fondi. Io ringrazio Ismaele, che tra l'altro è fuori sede, quindi assolutamente sì, quindi vi ringrazio a voi, scusate per la pazienza, insomma. Sei riuscito a collegarti appunto nonostante... Sì, esatto, nonostante le avversità del momento e il periodo, e quindi purtroppo sono fuori per lavoro, però ci tenevo a farlo, quindi vi ringrazio assolutamente dell'ospitalità. Grazie a Ismaele Morabito in rappresentanza dell'SD Etna Running e chiaramente tutti quanti i componenti dell'azione. Grazie Ismaele. Noi grazie a voi, grazie a voi. Del trofeo politico, ma tu ci devi lasciare, mi pare di capire. Sì, assolutamente sì, purtroppo sì, perché ho i tempi veramente strettissimi, quindi grazie ancora, buona serata, in bocca al lupo per il vostro programma. Siamo oggi e domani appunto il settimo trofeo podistico Un cuore per l'autismo. E andiamo a vedere adesso l'intervista di Alessandro Lopiccolo in rappresentanza del comitato appunto Abba Ionico Etnea. Cos'è l'Abba Ionico Etnea? Perché nasce e di cosa si occupa da quando esiste? Un caro saluto a tutti, sono Alessandro Lopiccolo, rappresentante del Comitato Abbaia, acronimo che sta per Associazione Bambini Autistici Ionico Etnea, una realtà di genitori di soggetti autistici che 10 anni fa ha deciso di concretizzare alcune idee in progetti realizzati localmente, partendo dal progetto Respiro, che mirava a dare dei momenti ludici e formativi ai nostri figli, consentendo nel contempo ai genitori di poter avere un poco di spazio libero. A questo progetto poi ne sono seguiti altri che sono gradualmente entrati anche nel tessuto scolastico, appunto per favorire la piena integrazione e poi l'inclusione dei nostri figli nell'ambito sociale e scolastico. Il trofeo podistico Un cuore per l'autismo giunge alla 7ª edizione. Qual è stato in questi anni l'obiettivo della collaborazione con l'ASD Etna Running? Lo sport va di pari passo con la solidarietà? Noi siamo sempre molto grati all'ASD Etna Running e a tutti coloro che parteciperanno all'evento Un cuore per l'autismo, non solo per il fatto che partecipano come atleti e con l'eventuale contributo che daranno alla nostra realtà, ma in particolar modo perché daranno un segnale di sensibilizzazione e di solidarietà
a quello che facciamo noi e a quello che quotidianamente affrontano le famiglie con autismo. Quindi un grazie di cuore. In questo periodo diventa difficile operare in un gruppo seguendo quei principi di cooperazione e condivisione che sono alla base di quel vivere civile che rasserena l'anima. Come si è reinventata Baie e quali progetti ha in cantiere? In periodo di Covid, giustamente con la limitazione del caso, le nostre attività sono state temporaneamente sospese, almeno quelle che prevedono un'attività in presenza. Ma grazie alle tecnologie, alcune delle nostre sinergie non sono mancate, grazie appunto ai servizi di messaggistica e di teleconferenza. Alcune attività poi sono state dirottate presso la federazione delle associazioni di famiglie con soggetti autistici che nel mentre si sta realizzando in ambito siciliano e a cui anche la Bayer sta partecipando come membro fondatore. Non sono mancati anche altri progetti dedicati maggiormente all'information technology, infatti abbiamo svolto anche l'attività di sperimentazione di robot didattici associati ad attività terapeutiche dei nostri figli. A questi progetti ne sono seguiti altri, dedicati in particolar modo ad attività sportive come il nuoto e alla familiarizzazione con realtà come le fattorie didattiche, prendendo confidenza con gli animali domestici e effettuando le prime attività di autoterapia per la coltivazione e la raccolta di frutta e verdura. Quello che cerchiamo di portare avanti è qualsiasi progetto che riesca a normalizzare la vita dei nostri figli. Parlo di normalizzare perché quasi sempre un soggetto autistico non riesce a uscire completamente dal suo status di persona speciale, ma in molti casi è possibile un'integrazione e inclusione nel tessuto sociale del soggetto autistico e in alcuni casi anche c'è la possibilità di svolgere delle attività lavorative. Quindi cercare di dargli più autonomia possibile e renderlo anche dipendente da un punto di vista economico nei casi in cui ciò risulta essere fattibile. Oggi i ragazzi per i quali nasce il comitato sono cresciuti. Come vede il loro futuro e quanto possono essere indispensabili realtà come il comitato o la federazione? Quanto concerne le attività che si prospettano nell'immediato avvenire, prevediamo la ripresa delle attività della fattoria didattica con l'ortoterapia e la confidenza con gli animali domestici, dopodiché si cercherà di trovare le giuste sinergie per realizzare una vera e propria fattoria sociale e piano piano si dovrà iniziare a parlare anche di un progetto assimilabile a quello dopo di noi, perché buona parte dei nostri ragazzi sono già grandetti, noi iniziamo anche a non essere più tanto giovani, quindi dobbiamo pensare anche a un futuro in cui i genitori man mano verranno a mancare e il sostegno diretto della famiglia soggetto autistico potrebbe non essere molto semplice. In realtà come le associazioni dei genitori e poi la confederazione cercano appunto di tutelare gli interessi dei soggetti autistici agendo dapprima capillarmente sul territorio, come nel nostro caso, ovvero in un ambito territoriale più basso per quanto concerne la regolamentazione, la garanzia di certi servizi. Noi ad esempio siamo stati tra i primi a proporre il cosiddetto assistente alla comunicazione all'interno delle scuole, che è andato a integrare il ruolo svolto dagli insegnanti di sostegno, dando una maggior tutela del soggetto autistico all'interno delle scuole. Ci sono poi anche altri interventi che risultano essere mirati a determinate categorie di soggetti autistici con particolari esigenze. E questo era Alessandro Lopiccolo in rappresentanza del Comitato ABBA Ionico Etnea, che svolge un ruolo importante da molti anni sul territorio appunto ionico etneo. E rivediamo anche l'IBAN qui. Si può appunto donare non soltanto in occasione del trofeo, del settimo trofeo podistico Un cuore per l'autismo, ma in qualsiasi momento si voglia contribuire chiaramente alla causa del comitato. E come detto già da Ismaele Morabito, c'è ancora tempo quindi per iscriversi al settimo trofeo podistico Un cuore per l'autismo.
E ricordiamo che appunto se vi iscriverete comunque vi arriverà in ogni caso anche dopo il pettorale e poi l'attestato di partecipazione. È una causa importante, quindi vi invitiamo chiaramente a partecipare. Adesso andiamo a leggere altri messaggi che sono arrivati alla nostra pagina. Stefania Ragonesi scrive: non è San Valentino a rendere l'amore speciale, ma il viversi ogni giorno con sincerità. Auguri a tutti coloro che hanno il coraggio di amare e vivere l'amore. E salutiamo Stefania. Mentre Giuseppe Nucifora scrive: grande Ismaele, ci vediamo presto, appunto riferito ad Ismaele Morabito. Luisa La Spina l'avevamo letta, e poi Graziella Sgroi che scrive: solo adesso sto potendo assistere all'appuntamento di questa sera con Il Punto. Grazia, splendida mia collega, adesso capisco da chi hai preso il tuo artistico magnifico, specialissimo talento. E chiaramente si riferisce a Grazia Scalia, la figlia di Isidora Panebianco, con cui abbiamo prima dialogato. Credo non ci siano più messaggi, adesso invece sentiamo un'altra pillola d'amore della FIDAPA, sezione di Fiume Freddo di Sicilia, appunto l'iniziativa che durerà fino al 17 febbraio. Noi vediamo un frammento di qualcuna di queste pillole. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio, il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più, con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. E questa appunto era un'altra componente della FIDAPA di Fiume Freddo di Sicilia con la sua pillola d'amore. Continuiamo a parlare di sport, o meglio lo farà per noi Alfio Giuseppe Grasso, che parlerà appunto delle novità su Eccellenza Calcistica e Serie C di basket. Sentiamo. Uno dei più grandi amori che ci può essere nelle persone è quello per lo sport, o anche solo per una semplice squadra. E allora parliamo di questi sport, soprattutto dei due sport forse più seguiti e amati della nostra zona, ovvero il calcio e la pallacanestro, perché ci sono delle importanti novità per queste due per questi due sport, soprattutto per quanto riguarda l'Eccellenza calcistica e la Serie C Silver della pallacanestro, perché in questo weekend appunto due grosse novità. Per quanto riguarda l'Eccellenza c'è una formalità, o meglio si attende una formalità, ovvero il DPCM del prossimo 5 marzo per far ripartire la massima serie dilettantistica regionale. Si partirà, le squadre sono state preallertate ufficiosamente, si ripartirà con il completamento del primo girone, solo del girone d'andata, con le 10 giornate che mancano, poi direttamente playoff e playout con la possibilità che siano allargate. Quindi le squadre con il Giarre in testa, anche dal punto di vista della classifica, vista come sia stata congelata nel momento del nuovo lockdown sportivo della fine del 2020, a queste squadre non resta soltanto che aspettare. Un'attesa che relativamente c'è nella pallacanestro siciliana, perché della Serie C Silver è addirittura già uscito il calendario provvisorio. Un calendario che vedrà ai nastri di partenza di questa strana regular season soltanto nove squadre, tra le quali non ci sarà il Basket Giarre, perché come sappiamo insieme ad altre sei squadre ha deciso di non partecipare a questa, ripeto, molto strana
regular season, quindi attesa relativa per quanto riguarda la massima serie regionale della pallacanestro, mentre per le due serie direttamente inferiori alla C Silver, ovvero Serie D e promozione, non ci sono chissà che notizie. O meglio, per quanto riguarda la Serie D, soltanto 7 squadre sarebbero interessate a ripartire e dal punto di vista legale non sarebbe possibile, perché le squadre in questo caso della Serie D non potrebbero essere inferiori a quelle della Serie C, cioè le squadre di una serie inferiore non possono per legge essere meno di quelle della serie direttamente superiore. Per quanto riguarda invece la serie di promozione, serie in cui militano il Centro Pallacanestro Giarre e la Libertas Fiume Freddo, non c'è nessuna notizia all'orizzonte, non c'è all'orizzonte nessuna riunione ufficiale, quindi anche lì si dovrà attendere, probabilmente non si saprà nulla prima del prossimo mese. Però ecco, questo anche malgrado il periodo storico, malgrado il fatto che non si giochi, malgrado recentemente non sia neanche stato insignito un ministro dello sport, malgrado tutto questo, l'amore per lo sport, o come dicevo all'inizio, per una singola squadra, non sembra voler sfiorire mai. Quindi quello che posso fare è un augurio a tutti noi innamorati dello sport. E ringraziamo Alfio Giuseppe Grasso per questo punto sportivo e per aver, insomma, anche lui parlato di amore, in questo caso di amore per lo sport. Noi leggiamo gli ultimi messaggi intanto che ci sono arrivati. C'è un messaggio c'è un messaggio da Giuseppe Faro: amare e anche avere una redazione dove ci si vuol bene. Auguri da GS Produzioni Video. E poi salutiamo intanto Giuseppe Faro, il nostro operatore che sempre ci collabora. Stefano Morabito: complimenti professore Ismaele Morabito per l'importante intervista rilasciata. Noi ringraziamo Stefano Morabito anche per l'importante riguardo noi. E poi è arrivato anche un messaggio, invece mi è arrivato un messaggio in privato dall'assessore comunale di Fiume Freddo Mario Dizio, che dedica un messaggio d'amore alla moglie: e nessuna luce prima di lei era riuscita ad illuminarmi, ora basta un suo sorriso per abbagliarmi. Altra bellissima dedica. E in chiusura, ultima pillola d'amore della FIDAPA sezione di Fiume Freddo di Sicilia. Quel che udire e che parlarvi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. E con Marinella Fiume, che ci dava quest'ultima pillola d'amore, si chiude anche la nostra puntata. Non abbiamo ulteriori messaggi. Noi ringraziamo tutti voi che avete interagito con noi, tutti voi per averci mandato, per aver mandato i vostri messaggi d'amore. E vi ringraziamo anche per averci seguito. Io come sempre ringrazio Giuseppe Le Cause per 01 TV e vi ricordo che potete anche rivedere la puntata appunto nella sezione dedicata al punto web di 01 TV, ma potete rivederla anche sul nostro canale YouTube appunto il punto web e poi chiaramente sulla pagina Facebook il punto web, dove potrete anche continuare a commentare anche una volta finita la diretta. Ringrazio Giuseppe Faro e Salvo Faro, la regia, e quindi GS Produzioni Video, e a tutti auguro un buon fine settimana e un buon San Valentino. Grazie e buona serata.